Bene, buon pomeriggio. È con enorme piacere che vi do il benvenuto a Trento, do il benvenuto a Trento ai nostri ospiti e do il ben ritrovati ai tanti studenti presenti. Grazie per essere venuti. Devo in primo luogo portare il saluto del preside, del professor Cortese, che è impegnato a Bologna per una riunione dei presidi della Facoltà di Giurisprudenza. Sono molto contento che sia andato lui, altrimenti fino a qualche mese fa sarebbe toccato a me, ma sono davvero felice che la circostanza nella quale mi tocca rappresentare la Facoltà di Giurisprudenza sia il dibattito intitolato Nella mente di un terrorista, che è il titolo di un libro, di un volume pubblicato nel 2017 a cura del dottor Omar Bellicini, che, e qui mi rivolgo ai nostri studenti, è stato come voi uno studente di questa facoltà fino a pochi anni fa. E quindi siamo veramente lieti di dargli il bentornato. Allo stesso tempo vorrei ringraziare di cuore coloro, questo parterre de rois direi, che ci seguirà dopo i saluti, e in particolare l'ambasciatore Sanguini, il direttore Liguori, il colonnello Rosi, il professor Razzante e il dottor Lanfranchi, dei quali vi dirà dopo di più Omar Bellicini. Sono molto lieto che questa circostanza abbia riunito tante eminenti personalità e tanti esperti in materia di terrorismo per molte ragioni. Questa è una facoltà nella quale da tempi non sospetti, e quindi da prima che, diciamo, dalla metà degli anni 90, ci occupiamo in maniera scientifica di terrorismo. Questa è una prima ragione che rende estremamente importante dal nostro punto di vista che di questo tema si parli in questa sede. Lo abbiamo fatto da un punto di vista scientifico, lo abbiamo fatto da un punto di vista diplomatico. Siamo stati coinvolti, diversi fra di noi, proprio in negoziati che, ahimè, spesso non hanno dato i risultati sperati, come nel caso della Convenzione globale per il terrorismo internazionale, ormai da più di 20 anni all'ordine del giorno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ma oggi non è solo degli aspetti giuridici del terrorismo, della lotta al terrorismo che ci dovremo occupare. Ci dovremo occupare, come dice il sottotitolo della riunione di oggi, ci dovremo occupare di un approccio multidisciplinare al fanatismo, che in determinate circostanze può, ahimè, portare al terrorismo. E lo facciamo, dicevo, sulla base di un agile volume pubblicato nel 2017, in cui l'autore, il dottor Bellicini, si avventura in una impresa davvero ardua, e cioè quella di intervistare uno dei più importanti psicoanalisti italiani, il professor Zoia. E questo viene fatto non da un altro psicoanalista o da un medico, viene fatto da un giurista. Da un giurista che da tempo si è interessato e si interessa del fenomeno del terrorismo internazionale, per tentare, insieme al professor Zoia, di capire cosa muove una persona a diventare terrorista, con tutto quello che ne consegue, incluso ovviamente il sacrificio finale, che per molti terroristi, anzi, è, diciamo, la consacrazione della missione che in quanto fanatici, o in quanto direi, meglio forse, persecutori di un certo ideale, tentano di raggiungere e mettono in atto.
È una domanda che tutti noi ci siamo fatti chissà quante volte: cosa può indurre una ragazza, un ragazzo di 18, 20, 22 anni a intraprendere la strada che con certezza lo porterà alla morte, in nome di un ideale. Una volta anche queste istanze, queste spinte, fino a un po' di tempo fa, direi, avevano un che di romantico, se vogliamo, o almeno venivano da qualcuno percepite come un qualcosa di romantico. L'avere dovuto fronteggiare negli ultimi quasi 20 anni il fenomeno terroristico in maniera diffusa, e cioè aver dovuto ciascuno di noi costituire in qualche modo un antagonista del fenomeno terroristico a livello mondiale, credo che abbia cambiato molto i parametri di questa immagine del terrorista. Io però non vorrei anticipare troppo, anche perché sono dense le riflessioni del libro e saranno sicuramente interessantissime le considerazioni che verranno fatte da chi interverrà, e quindi vorrei limitarmi a queste brevissime considerazioni, consigliando a tutti di leggere però questo volume, e dando la parola intanto al professor Antonio Cassatella, che è il presidente dell'Associazione Alumni della Facoltà di Giurisprudenza, e che è, diciamo, fra virgolette, corresponsabile dell'organizzazione di questo evento. Quindi a te chiedo la parola prima di darla ad Omar Bellicini. Ringrazio anche io il professor Nesi, che durante il proprio mandato di preside della nostra facoltà è stato il fautore della costituzione di questa associazione, che è coinvolta nell'organizzazione di questa iniziativa, credo testimoniando a tutti noi e a tutti voi una scelta di metodo, il cui merito va peraltro esclusivamente fronte della corresponsabilità, ma il merito va esclusivamente al dottor Bellicini, perché credo che questa iniziativa si distingua da altre iniziative pur lodevoli che si organizzano all'interno delle università italiane per due ragioni. La prima è per il fatto di provenire da un nostro laureato, da una persona che però si è distaccata almeno fisicamente dalla nostra facoltà, proseguendo poi nella sua attività professionale e raggiungendo risultati ragguardevoli e successi ragguardevoli, come vi ha testimoniato anche il professor Nesi. Quindi un'iniziativa che parte dall'esterno e che coinvolge l'università come polo organizzativo, ovviamente, e coinvolge l'università soprattutto come luogo di sintesi fra differenti sensibilità e differenti professionalità. Perché il dato interessante sia del libro del dottor Bellicini che di questa iniziativa, a mio avviso, è vedere come il giurista e i giuristi si situano rispetto a dibattiti istituzionali, sociali, politici della contemporaneità, o se vogliamo della modernità. E quindi credo che il dato più interessante, almeno per noi che lavoriamo per la facoltà e per la formazione dei giuristi, sia quello di vedere come la nostra cultura, che esiste, interagisce con le altre culture, con le altre professionalità, cercando una sintesi. Sintesi che però è fatta di saperi che si confrontano sulla base di esperienze e di expertise. Quindi non in una maniera banalizzante, non in una maniera insterilente o sterile, ma in maniera tale da, a mio parere, favorire una crescita culturale diffusa, sia all'interno che all'esterno della facoltà e delle nostre singole esperienze. Per cui credo che di questa iniziativa ci si debba complimentare soprattutto con Omar, e ovviamente ringraziando tutti gli ospiti che ci onorano della loro presenza e della loro testimonianza da un certo punto di vista. Per cui non mi dilungherei oltre, cederei proprio la parola al dottor Bellicini per proseguire poi nella gestione dell'intero evento. Grazie. Grazie mille. Innanzitutto ringrazio per questi saluti introduttivi il professor Nesi e il professor Cassatella. Io partirei da una domanda relativa ai perché. Perché una conferenza sul terrorismo islamista e perché all'università? Io credo sia molto importante partire da un luogo di formazione per parlare di un tema come questo.
E il perché è che il terrorismo e il fanatismo in genere si nutre di propaganda, si nutre di meccanismi di persuasione ed è assolutamente importante creare degli anticorpi contro questo tipo di propaganda. E non si può che partire dall'università per questo. E non si può che partire da un'università come quella di Trento, in particolar modo, non per un dato appunto puramente circostanziale, per quanto importante, ovvero il fatto che io sia stato uno studente di questa università, di questa facoltà, ma soprattutto perché Trento ha sempre avuto una vocazione transnazionale, un'apertura al mondo. I programmi della facoltà puntano molto, lo sapete meglio di me, a questo, e credo che quindi sia il luogo ideale per cercare un approccio che sia il più onnicomprensivo possibile e quindi utile ed efficiente per raccontare un fenomeno tra i più complessi del nostro tempo, un fenomeno che, come vedremo, viene troppo spesso banalizzato. Non da meno, Trento, e anche questo lo sapete, è stato uno dei luoghi in cui è nato e si è sviluppato il terrorismo interno italiano, il terrorismo politico degli anni 70 e 80. Fenomeno in apparenza diverso, e lo vedremo questo, cercando di indagare quelli che sono anche gli aspetti più strettamente psicologici e motivazionali del terrorismo, in fondo non poi così diverso. E quindi questo è un ritorno, secondo me, importante per un tema come questo, una discussione come questa, in questa città. Poi, appunto, la multidisciplinarietà. Dicevo che si tratta di un fenomeno complesso, che spesso, e qui parlo da giornalista, viene naturalmente banalizzato nel racconto. Ed è questo, sì, naturalmente faccio autocritica professionale, ma è anche una necessità del giornalismo, quella talvolta di appiattire i concetti per farli arrivare al maggior numero di persone possibili. E questo è una necessità che non può essere evasa, certo, ma poi serve anche un contraltare, un qualcosa in più, un passo ulteriore. E questo passo ulteriore può essere fatto appunto qui, mobilitando forze diverse. Lo diceva il professor Nesi, ad intervenire sono persone di grandissima caratura nel proprio campo professionale. Per esempio, partendo dall'ambasciatore Sanguini, che è stato rappresentante diplomatico dell'Italia in paesi molto importanti anche per le dinamiche del terrorismo, e penso in particolar modo alla Tunisia e all'Arabia Saudita, per arrivare al direttore Paolo Liguori, che ci dirà qualcosa appunto su quali sono le ragioni, insomma, anche di un certo sensazionalismo della stampa e di una incapacità forse nel racconto, perché spesso arriva del terrorismo solo la vicenda puramente criminale, ma il terrorismo e il fanatismo internazionale che poi porta al terrorismo e tante altre cose, e vorremmo indagare con lui le ragioni appunto di questa insufficienza. E a fare da complemento a questo discorso ci sarà l'analisi del professor Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano, che si occupa, ecco, in maniera continuativa e approfondita proprio di questioni legate alla deontologia del giornalismo, e sarà molto interessante sentire anche un esterno, insomma, al mondo del giornalismo su questo. È una fase in cui si accusa la professione anche talvolta di difese corporative, quindi secondo me può essere interessante sentire un'opinione al di fuori del giornalismo. E poi naturalmente il colonnello Marco Rosi, che è insomma una figura molto rilevante negli apparati di sicurezza italiani, perché lo possiamo definire il capo dell'antiterrorismo dell'Arma dei Carabinieri, e con lui cercheremo di indagare gli strumenti di indagine, naturalmente ciò che può essere divulgato, appunto, che portano al contrasto delle sigle terroristiche, che sono molte. Si è parlato in questi anni prevalentemente di ISIS, ma ce ne sono anche altre, e naturalmente l'azione delle forze di polizia è fondamentale. Lo ripeto, non basta, serve anche un'azione improntata alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creazione anche di reti sociali di protezione, ma chiaramente l'azione delle forze di sicurezza è e rimane imprescindibile. E ultimo, ma non da ultimo, insomma, il dottor Karim Antonio Lanfranchi, psicanalista junghiano. Io ho scritto questo libro appunto con un altro psicanalista junghiano, il dottor Zoya, e posso anche spiegare il perché. Perché la psicanalisi junghiana è quella branca della psicanalisi che più di altre si interessa del sociale e parla al sociale, che cerca l'interazione tra la psicologia individuale e la psicologia collettiva. Quindi, diciamo, una scuola della psicanalisi particolarmente adatta per analizzare un fenomeno come questo.
Per di più, il dottor Lanfranchi è italo-egiziano e ci tengo a dirlo, a sottolinearlo, perché ha una conoscenza del mondo arabo approfondita per storia personale. Qui non vorrei anch'io, neppure io, anticipare troppi degli elementi di discussione, ma voglio dire che è pronipote di Huda Sharawi, che è stata una, forse la prima femminista d'Egitto, insomma. Le è stata dedicata anche una strada, insomma, ne parlavamo prima. E sono tutti elementi di un quadro, di un mosaico che andremo in fase di discussione a comporre piano piano. E a questo punto, insomma, non posso che chiamare i nostri relatori per dare avvio ad una conferenza che spero possiate trovare molto interessante. Forse devo togliere questo affare, no? Facciamo proprio. È anche un gioco, poi indoviniamo, uniamo volti e nomi. La somma non cambia. Passiamo all'Anfran. È quasi un'offesa. No, no, sono onorato. Dov'è? Forse l'ambasciatore Sanguini è stato privato del nome, mi dicono, non so. Ho visto di peggio. Mi chiamo Armando, comunque. A questo punto, proprio come diciamo forma quasi risarcitoria, partirei proprio dall'ambasciatore Sanguini, insomma, con la prima domanda. E dunque, dicevo nella fase introduttiva che il terrorismo islamista viene spesso raccontato nella sua dimensione puramente criminale, quindi di azione criminale, ma c'è anche invece una dimensione politica del terrorismo islamista e vorrei proprio che approfondisse la questione, soprattutto in rapporto a quella competizione tra stati di cui talvolta quando si fanno delle analisi di geopolitica si parla, ovvero di stati che foraggerebbero le sigle del terrorismo internazionale per interessi di natura politica regionale e globale, e mi riferisco in particolar modo in questo caso all'Arabia Saudita, per citarne qualcuno, all'Iran, quindi alla grande contesa fra sciiti e sunniti presente nel mondo islamico, ma anche la Turchia, insomma, con il suo disegno egemonico. Sono molti questi gli stati, diciamo, tra quelli che prevalgono nel mondo islamico, stavo per dire arabo-islamico, ma in realtà non solo, perché la Turchia naturalmente è un ceppo etnico-culturale diverso e lo stesso si può dire dell'Iran, ma insomma quanto pesa questa contesa tra stati nella formazione, nell'evoluzione del fanatismo islamista e del terrorismo? Buonasera, prima di tutto io sono molto contento di essere di nuovo in questa università che amo molto, anche se è molto lontana dalla mia residenza abituale. Cerco di rispondere alla sua domanda, ma prima di fare questo volevo solo fare due cenni. Io ho vissuto qualche anno nel mondo islamico, arabo, e ho batturato due forti convinzioni che rispondono alla domanda: ma come può un giovane di 20 anni che ama la vita, non può non amare la vita, accettare e volere anche il suicidio, la morte, no? E la risposta che io ho maturato, che è un po' grezza, però poi forse ne riparleremo, è che la gioventù, voi,
avete un bisogno, io lo sentivo quando avevo 20 anni, adesso mi sono un po' mosciato, ma insomma, a 20 anni c'è un bisogno di assoluto, un bisogno di un orizzonte sconfinato, e spesso questo bisogno di orizzonte, di assoluto, ci rende preda, ecco, di miti, di fantasmi, di ambizioni che vanno al di là del disprezzo della vita. La seconda considerazione, poi passo al tema, è che quando noi parliamo di terrorismo dobbiamo sempre tenere conto di una cosa che facciamo sempre più, terrorismo islamista, sempre più fatica a capire, perché nel nostro mondo sempre più laicizzato facciamo sempre più fatica a capire la forza di un messaggio che ha in sé una matrice religiosa, ma nel caso islamico è una matrice religiosa che combina insieme una sintesi di messaggio religioso e di messaggio politico. Noi continuiamo a fare questa distinzione che ormai ma c'è il cosiddetto filosofo del terrore, Qutb, che se non l'avete mai letto, leggetene qualche brano, ha scritto delle robe grosse così, ma accontentatevi di qualche sintesi, perché ci fa capire tantissime cose delle ragioni profonde e contingenti del movimento del terrorismo. Ma venendo alla domanda specifica, io riflettevo, arrivando qua in treno, che in fondo quello che su cui dovrei intrattenervi per qualche minuto è una domanda rovesciata, e cioè cosa c'è nella mente del potere rispetto al terrorismo islamista. Perché se la domanda è se le potenze trovano il modo di foraggiare questi movimenti, le potenze sono espressioni di potere che usano questi movimenti, queste spinte radicali, che noi definiamo spesso terroriste, per i loro fini, per i loro interessi. E noi in Medio Oriente, oddio, basta guardare quello che sta succedendo in Libia per rendersene conto, no? Di quante potenze stanno incrociandosi in Libia attraverso le milizie. E ce ne sono, ne hanno contate fino a 250, io mi limiterei a considerarne importanti una 60, una 70. Non dico che siano mosse come dei burattini, ma insomma poco ci manca. E allora, foraggiare questi movimenti per interessi regionali e globali. Cominciamo con quelli globali, che mi pare più interessante, perché quelli globali identificano subito due potenze. Una, formalmente più importante, che è l'Iran, più importante per popolazione, per dimensione, per storia, per mille ragioni, e che ha un'ambizione da minoranza islamica, lo sciismo, di scalzare, di delegittimare il grande antagonista, che è l'Arabia Saudita. Dall'altra parte, un'Arabia Saudita che si è costruita nel mito della custodia dei luoghi santi, che è un mito che si è auto-attribuita, nessuno gliel'ha mai riconosciuto. Gli altri lo hanno riconosciuto perché ospita i luoghi santi, ma tra l'ospitare e il custodire c'è una differenza sostanziale. E allora, se noi prendiamo l'Arabia Saudita, non voglio fare riferimenti all'uccisione di Khashoggi perché sarebbe un po' troppo banale, però gli strumenti attraverso i quali foraggiare sono due fondamentalmente, uno statale, ufficiale, e l'altro non statale, che forse è più importante di quello statale, almeno per quanto riguarda il mondo sunnita. Perché se uno va a leggere il Qutb che vi dicevo prima, dice, oh, adesso ho capito tutto del terrorismo, questo è il papà del terrorismo. Ma non è Wahhabita, è della Fratellanza Musulmana. Allora come si conciliano le due cose? Nella Vulgata, invece, è a rovescio, cioè è l'Arabia Saudita che
distribuisce, foraggia, finanzia. Beh, io ero in Arabia Saudita nel 2003, ho visto le bombe, ci sono passato vicino, per fortuna le ho evitate, e vi posso garantire che è stato un momento di svolta radicale in Arabia Saudita. Siamo nel 2003, due anni dopo il 2001. Da allora noi continuiamo a dire le stesse cose, però che non collimano con la realtà. C'è qualcosa che stride, che non funziona. Ma non funziona perché? Perché un conto è dire casa reale e un conto è dire i privati, le organizzazioni non statali e così via. E l'Arabia Saudita usa. E come se usa? Pensiamo solo alla Siria. Quante sono le milizie più o meno riconosciute, riconoscibili, con un timbrino, che sono andate all'attacco di un Bashar al-Assad che mi auguro venga consegnata alle patrie galere del mondo, perché è un criminale, chiuso la parentesi, ha utilizzato molte milizie, tra queste anche alcune che illo tempore avevano come obiettivo quello di sostenere l'Iran e che poi sono diventate non solo ostili all'Iran, ma nemici acerrimi. Parlo del MUC, ad esempio, voi non sapete neanche che cos'è, immagino, ma è un'organizzazione dei mullah che adesso viene usata anche dagli Stati Uniti, non fa parte del Medio Oriente, ma anche gli Stati Uniti usano questo tipo di organizzazione. Quindi l'Arabia Saudita utilizza questi strumenti, ha cercato di utilizzarli, li utilizza in Iraq, e sempre per interposta persona. Sapete, in Arabia Saudita vanno tutti con queste palandrane, no? Maschi e femmine, una è bianca e l'altra è nera, ma in fondo per nascondersi, perché l'Arabia Saudita è un porto di nebbia e dietro a questo porto è difficile leggere le cose. E l'Arabia Saudita muove queste fila che non sono caso Khashoggi, non vedono là il mandante, lo lasciano intuire, lo lasciano immaginare. Poi magari è esattamente il contrario di quello che si pensa, però spesso è così. L'Iran, non ci dimentichiamo che per l'Arabia Saudita la radicalizzazione dell'Islam nasce con il 79 fondamentalmente, perché mentre il wahabismo nasce per un contratto, usa molto questo termine in questo momento in Italia, tra una famiglia religiosa e una famiglia che voleva essere reale, in questo caso la situazione è abbastanza diversa. E noi abbiamo in Iran, per accelerare un po' perché altrimenti la faccio troppo lunga, abbiamo in Iran due strumenti. Uno sono le guardie rivoluzionarie, che per loro ammissione non solo stanno, ma vogliono stare nel Libano, in Iraq, in Siria, nello Yemen, in Libia, un po' dappertutto. Stanno anche in casa in Arabia Saudita. L'altro è gli altri corpi, che sono gli Hezbollah, che sono Hamas, tutti i nomi che vi dicono qualche cosa. Dietro tutto questo c'è questa ragnatela che poi fa capo a Teheran. Lei parlava della Turchia. Beh, se pensiamo a quello che sta succedendo in queste ore in Libia, sono ricomparse le milizie, ecco, sono ricominciati gli scontri, e molti giustamente lo riconnettono al fatto dello sgarbo riservato ad Erdogan, che se n'è andato perché non invitato in una riunione in cui lui pensava di doverci essere, perché la Turchia ha sempre pensato, a livello regionale e non globale, ha sempre pensato di essere il primus inter pares nel mondo medio orientale. Non c'è mai riuscito per una ragione banale, perché è turco, e nel mondo islamico, arabo, i turchi non avranno mai quella cittadinanza che forse Erdogan vorrebbe. E da ultimo, giusto per piccole cose, tornando alla Libia, c'è il Qatar, che è, non perché lo dice l'Arabia Saudita, ma perché lo è, finanziatore di milizie un po' dappertutto e segnatamente in questo caso in Libia, ma lo è anche l'Egitto con la Fratellanza Musulmana, che serve due padroni, e cioè da una parte serve la
l'Islam politico e dall'altra serve quell'Islam politico che risponde al filosofo del terrore, cioè alla manovalanza del terrorismo. E anche qui, in via diretta, in via indiretta, con le armi e con altra arma che non viene spesso rilevata, e cioè la criminalizzazione dell'altro. Se voi andate sulla stampa araba, iraniana, turca, voi vedete uno scambio di cortesie quotidiano tra questi paesi che si accusano reciprocamente di essere mandanti e fautori del terrorismo. Chiudo su questa domanda dicendo che poi c'è un altro strumento che non viene rilevato, mi auguro che chi di dovere lo rilevi, e cioè che oggi il terrorismo lo si fa anche attraverso il cyber, la cyber connection, che è molto importante e forse fa di più di un attacco terroristico di tipo tradizionale. Non so se ho risposto alla domanda. No, senza dubbio, e cosa ancora più importante, appunto, abbiamo avuto una prima idea di quella complessità, appunto, di cui parlavo, cioè quindi di più attori a livello internazionale che, se non sono proprio il fattore principe dell'insorgenza del terrorismo, sicuramente creano un terreno di coltura, ecco, per queste sigle. E già questo è molto importante, ma questo mi fa venire in mente un'altra cosa, appunto, che molto spesso non riusciamo a raccontare tutto questo, lo dicevo, non riusciamo a veicolare questi concetti. E qui vorrei appunto chiedere al direttore Liguori, secondo lui, perché non riusciamo a farlo, e se quell'accusa di semplificazione o di sensazionalismo che spesso viene mossa alla nostra categoria può essere accolta o meno. Insomma, l'accoglie o la respinge? Ma io accolgo tutto, perché secondo me c'è tutto, no? E se cominciassi a respingere le cose saremmo già messi male, no? Accolgo tutto, perché vi dico una cosa, che l'ambasciatore, che è da sempre, da molto tempo, un mio interlocutore privilegiato anche su TGCOM, è straordinario e vi ha dato la scena dove si svolge, come l'aula, dove si svolge tutto quello, la parte principale, la scena che ha descritto l'ambasciatore. Ora però la cosa che mi ha interessato tantissimo di questo libro, anzi direi la cosa che lo rende originalissimo questo libro, è che si occupa della persona. Allora, la persona in realtà è mai così messa a fuoco o descritta come in quello che è un ragionamento tra un giornalista e uno psicanalista, che provano ad affrontare un'idea diversa di terrorismo, cioè il terrorista chi è, che pensa, perché fa il terrorista e al servizio di chi, e si rende conto di essere al servizio nel terreno della scena del Medio Oriente, del Teheran o dell'Arabia Saudita, e se se ne rende conto, perché se ne rende conto? Qualcosa è stato detto, per esempio che il terrorista islamico è diciamo il prodotto di un fanatismo religioso. Ed è anche così. Io dico che il terrorista è quasi sempre il prodotto di un fanatismo religioso, dovunque. Adesso vi voglio far cambiare, io sono molto contento, è la terza volta che vengo a Trento nella mia vita. La seconda volta sono venuto per trovare un amico. La prima volta sono venuto per conoscere da vicino i miei amici e coetanei, alcuni dei quali sono diventati terroristi. Voglio dire, sono stato a un millimetro dal poter fare come loro, ma non ero abbastanza religioso quanto loro. Loro erano tutti religiosi, profondamente religiosi. Voi sapete che questa università, voi la frequentate, 50 anni fa fu il gioiello, la perla della corona della Democrazia Cristiana, al culmine della sua potenza quasi monolitica in Italia e soprattutto in una regione in cui c'era un potere assoluto, la Democrazia Cristiana riformatrice, come è stata riformatrice la Chiesa, che la sua riforma l'ha fatta qui, sempre a Trento, sono i due casi per cui si ricorda questo posto, disse: noi faremo una facoltà di sociologia che sarà una meraviglia in Italia, farà studiare i figli degli operai e gli farà capire perché i loro padri sono sfruttati, e questo lo farà
la Chiesa Cattolica lo vuole, lo farà la Democrazia Cristiana, non lo faranno i comunisti in Italia. E aprì la facoltà di sociologia e si iscrissero molti figli di operai, non come adesso alle università, magari ci sono figli di privilegiati, figli di operai che si iscrissero in questa università e cominciarono a riflettere, a dire ma questa sociologia a cosa ci serve, a capire la società, ma allora immergiamoci nella società. Beh, i più religiosi di loro diventarono anche fanatici. I meno religiosi si astennero in quegli anni, divennero semplicemente dei contestatori, roba di poco conto, insomma, in pochi anni o in molti anni si rientra nei ranghi. Quelli che invece fecero la scelta fanatica e radicale non sono più rientrati nei ranghi. Voi mi direte, hai conosciuto Renato Curcio? Sì. Hai conosciuto Mara Gagol? Sì, erano come voi, dei ragazzi, studenti, qui davanti, con la barba, Mauro Rostagno, che non è mai diventato terrorista, ma Franceschini sì, ed è stato anche il primo dissociato in Italia. Hanno fatto le Brigate Rosse, sono i fondatori delle Brigate Rosse. È nata da questa contestazione. Allora, cosa c'era nella loro testa? C'era fanatismo? Sì, certamente. C'era però qualcosa di diverso. Mai e poi mai avrebbero accettato loro di riconoscere che erano al servizio di qualche Stato, di uno Stato straniero o di uno Stato nemico dell'Italia. Loro erano al servizio di un ideale fanatico, di un ideale che li portava ad uccidere, ma pensavano di essere al servizio di un ideale. Era una nevrosi la loro, come traspare anche dalle parole di Noia. È certo che era una nevrosi ossessiva, diventò una compartimentazione, non si salutavano più gli amici e non si riconoscevano più amici se non all'interno di un certo percorso. E quindi pian piano tutti quelli che scelsero questa strada delle Brigate Rosse scelsero anche la strada della clandestinità, dell'isolamento, della lotta armata fatta in quel modo. Ecco, questo c'era nella mente di quei ragazzi. È un fatto italiano? No. È un fatto europeo? Sì. La Bader-Meinhof era composta al suo vertice da due ragazzi che pure ho conosciuto prima che facessero i terroristi, che erano assolutamente, integralmente protestanti, rigidamente protestanti. Fu l'assassinio di un ragazzo, penso siriano, a Berlino, che li fece andare ad una prima azione armata. Da quella prima azione armata scaturì la Bader-Meinhof, fatta da ragazzi che avevano avuto un'educazione religiosa integrale. Una era figlia di un pastore, come la Merkel, insomma. Quindi stiamo parlando di figure che hanno una passione, una fede, quello che viene chiamato fanatismo religioso che ha contraddistinto il terrorismo, che non nasce nei paesi islamici, che viene adottato dai paesi islamici, ma se avete visto anche soltanto quella vulgata un po' popolare che è Lawrence d'Arabia, vi accorgerete che fu il colonnello dell'esercito inglese Lawrence a insegnare il terrorismo agli arabi quando dovevano liberarsi dai turchi, che usavano gli stessi sistemi che hanno sempre usato gli imperi, usavano i sistemi della violenza, usavano i sistemi della tortura, usavano i sistemi dell'occupazione militare e della forza bruta. Furono, diciamo, furono gli occidentali, furono le forze, in quel caso franco-inglesi, che hanno fatto quei confini che dividono la Siria dall'Iraq, l'Iraq dalla Siria. Guardate la carta geografica, guardate come sono strani quei confini. Vedrete che in tutti gli altri paesi del mondo c'è qualche conformazione, c'è qualche fiume, c'è qualche torrente. Quelli presero il compasso e fecero quattro righe. Allora, di qua era l'Iraq, di qua era la Siria. I curdi dove erano? E quelli non sono entrati nelle righe. E quindi da lì nasce chissà quanto fanatismo e quanta religione. Diciamo, e questa è la cosa che mi ha interessato molto, molto, molto del libro. Quindi noi accettiamo la critica di essere superficiali come informazione. L'informazione superficiale è certamente superficiale, alcune volte non può che essere superficiale, perché ci sono dei processi che non possono neppure essere spiegati del tutto. Noi li sappiamo, ce ne serviamo, cerchiamo di capire perché sta diminuendo
in questo momento il terrorismo in Europa e su quali basi potrà riprendere. Cerchiamo di capire quanto, poi ve lo racconterà naturalmente il colonnello Rosi, quanto la nostra capacità di contrapposizione è avanzata ed evoluta rispetto ad altri paesi, ma poi anche lui a un certo punto vi dovrà dire quello che sa e quello che fa, ma non vi potrà dire quello che non sa e quello che non sappiamo tutti, no? Quanto il nostro paese resta fuori perché siamo attrezzati, perché abbiamo fatto l'esperienza contro le Brigate Rosse e perché questa ci è servita negli anni a seguire, e quanto invece il nostro paese resta fuori dal terrorismo perché non abbiamo fatto a fondo l'esperienza di lotta alla criminalità organizzata che in effetti ci difende. Un po' non ci difende proprio, no? Non ci difende proprio, per carità, non voglio dire questa bestemmia, perché a sua volta uccide, a sua volta ha imparato le azioni terroristiche, e basta pensare al generale Dalla Chiesa, quella è la prima grande azione terroristica che viene fatta contro lo Stato da una criminalità organizzata, anche se l'aveva fatta in altre occasioni, sempre contro le forze dell'ordine, la strage ai Ciaculli, colpite le forze, ma quell'azione terroristica viene fatta perché è esemplare e vuole dimostrare che anche la criminalità organizzata ha un suo potere, una sua forza. Non è terrorismo islamico, è terrorismo nostrano, ma non è del tutto regolare, è come un altro Stato che vuole colpire all'interno del nostro Stato. Perché ho citato la criminalità organizzata? Perché molti di questi terroristi trattano con la nostra criminalità organizzata. Io tante volte nello scrivere siamo riusciti a evitare questo attentato, penso, ma magari qualcheduno che è interessato ad altri affari ce l'ha pure consegnati questi, perché così avvengono le indagini, così sono avvenute pure le indagini per la giovane Desirée, che fin dall'inizio si capisce che è questione di grande malavita, non è questione di due persone di colore che la drogano, diciamo, è questione di grande malavita che ha dei punti a Roma ben precisi, che vuole dominare, che vuole controllare, nei quali spaccia la sua merce e che devono restare liberi. Ma nel momento che succede un incidente ha più convenienza a consegnare i presunti colpevoli e a far arrestare quattro capi espiatori che a smantellare la rete, che a smantellare la rete in una grande capitale come Roma. Mi pongo questi problemi perché è a questa dimensione che noi dovremmo rispondere. E purtroppo lo posso fare qui parlando con voi, ci guardiamo in faccia, qualcuno mi può anche mandare a quel paese e mi può dire: ma che stai dicendo? E va bene, accetto pure questo, però non lo posso fare poi sempre in tutti i momenti in cui do l'informazione, perché devo dare delle informazioni chiare e utili. Io devo dare delle informazioni verificate, chiare e utili. Verificate, verifico quello che posso. Chiare, posso dare fino a un certo punto di chiarezza in vicende che non sono mai del tutto chiare, perché nascono sempre in maniera da essere oscure. Ma pensate all'attentato contro il Papa di Ali Agca. Pensate all'attentato contro il Papa commesso da Ali Agca, che viene preso e poi si va all'indietro a ricostruire ma chi è il mandante, ma da dove può essere venuto, ma i lupi grigi che sono, che non sono. Quindi io devo dare quello che devo dare è la possibilità che siano verificate, che siano chiare. Io, la mia esperienza mi porta a dire che sarò chiaro fin dove è possibile essere chiari, altre cose non saranno chiare. L'altro giorno c'è stata una conferenza sulla Libia, grande focolaio di terrorismo in questo momento, una volta un paese che per noi aveva una dialettica e poi è saltata per aria quel tipo di governo e naturalmente non c'è più nessuna dialettica, è finita la chiarezza. Abbiamo fatto una conferenza per la pacificazione in Libia, è andato via sbattendo la porta il rappresentante della Turchia, Erdogan, e il giorno dopo l'aeroporto di Tripoli è stato assaltato dalle milizie e la rivendicazione viene dalla Turchia. Cioè, avete capito che significa questo? C'è un mondo che gira in maniera poco chiara. Allora devo dare io quello che posso di chiarezza e soprattutto quello che vi ho detto, devo dare delle informazioni utili. E qual è un'informazione utile? L'informazione utile è l'operazione che le nostre forze di contrasto, le nostre intendo quelle dello Stato italiano al quale pago le tasse, nel quale vivo e dal quale sono protetto, riescono a ottenere con successo. Quelle le devo dare. Poi, quando penso, immagino tra me e me che nella mente di un terrorista ci può essere anche qualcosa di torbido, di strano,
E un kamikaze si può formare perché è un fanatico, ma anche perché qualcuno gli mantiene la famiglia e lui pensa che gliela manterrà per altri 37 anni, come avviene con un ragazzo della Camorra che pensa: ma io aderisco alla banda dei Di Lauro perché in realtà la banda dei Di Lauro mi fa campare la famiglia, e quindi se spaccio la droga per loro e vado in galera avranno la paghetta tutti i mesi, mentre con gli altri non l'avranno. Perché mi dispiace che vi sto facendo questa confusione e questa equiparazione tra crimine organizzato e terrorismo, ma io non so perché, ma sono ormai alcuni anni che leggo tutte le vicende che girano nella illegalità, nella irregolarità, nello stato parallelo in maniera intrecciata. Forse è un difetto del mio mestiere, però forse anche un pregio, perché forse vedo più cose e le vedo prima ancora di averne la conferma. Però quelle non sono informazioni utili, quelle sono informazioni che vi do adesso parlando, ma sono informazioni che tengo per me finché non posso verificarle e finché non posso darle in maniera chiara. Ecco perché tante volte in questa vicenda si intrecciano delle cose. Allora, a me cosa serve? Serve leggere un libro come questo, perché mi fa fare un passo avanti in più dal punto di vista scientifico, di studio, di una cosa che secondo me deve essere nelle università. Ecco, dovrebbe essere nelle università lo studio di questa sorta di psicologia del terrorista, come dovrebbe essere nelle università un discorso. Io lo farei, lo dico ai presidi, lo dico anche alle associazioni degli industriali, io lo farei sempre un ragionamento simile a questo sulla criminalità organizzata. Perché vedete, no? Tutte le volte che succede qualcosa, per esempio, vi faccio l'esempio più banale che penso che ai giovani sia utile. Tutte le volte che spunta la droga, c'è la mafia, l'andrangheta, non c'è droga libera allo stato libero, gassosa, che poi si riunifica e che vi viene la manna. La droga non la possiede il ragazzo nigeriano che prima gli facevano raccogliere i mandarini e poi gli fanno spacciare la droga. La droga ce l'hanno in mano solo grandi organizzazioni internazionali, potenti quanto gli stati che governano il terrorismo. Ce l'hanno solo quelle organizzazioni la droga. Se qualcun altro provasse a venderla fuori da quelle organizzazioni durerebbe circa 2 o 3 ore in tutti i posti del mondo. Quindi voi vedete la droga e dite: vabbè, quella è droga, però non è grave. Non è grave, ma è una delle maggiori redditi da intermediazione della criminalità organizzata, collegata moltissimo con il terrorismo. Quindi ecco, io vorrei poi che nelle università ci fosse un altro Omar Bellicini. Questo ragazzo qua è stato a scuola con me, a scuola di giornalismo, quindi con tutti i difetti che può avere il giornalismo, almeno un pregio ce l'ha, che educa a certe questioni che prima non affrontava brillanti studenti come Bellicini, che escono dall'Università di Trento, ma guardate, ci sono entrati da fuori sede, ma da fuori sede, nati in Tunisia. È venuto con le sue gambette dalla Tunisia, genitori italiani naturalmente, ma emigrati là per lavoro, almeno il padre così, è venuto qui, si è laureato brillantemente, poi è venuto a fare una selezione in un'altra università dove si fa un master per il giornalismo, brillantissimo accesso a quello, e poi ancora adesso gli viene in mente una cosa di questo genere di cui io sono orgoglioso, e sarei orgoglioso anche se qualcuno mi facesse un libro come ha fatto lui con Zoia. Ma cosa c'è nella testa di un giovane spacciatore di droga della Camorra a Rione Traiano? Perché poi le associamo queste due tipologie e diciamo: ma cosa c'è nella testa di questi giovani e cosa gli mettiamo noi? Vi ho descritto quello che avevano quelli di allora, però noi dobbiamo capire cosa hanno quelli di oggi. Beh, ho già l'idea per il secondo libro, quindi insomma non posso che ringraziare. Ma al di là di questo, trovo molto importante la digressione che ha fatto Paolo Liguori da un duplice punto di vista. Il primo è appunto l'intreccio tra organizzazioni della criminalità organizzata internazionale e organizzazioni del terrorismo, e su questo poi tornerò con il colonnello Rosi. Ma c'è poi soprattutto quell'idea, insomma, di approccio religioso alla politica che è presente nelle sigle del terrorismo internazionale. Diceva Liguori che anche il terrorismo rosso o nero degli anni 70 aveva, cioè sembra cosa diversissima, ma aveva un approccio alla propria missione, alla propria battaglia di natura religiosa.
E questo è un tema molto interessante su cui vorrei chiamare a intervenire il dottor Lanfranchi. Cioè, da cosa nasce questa propensione anche al pensiero binario che è il pensiero del radicalismo religioso? Cioè, dove c'è tutto un vero e un falso, io sono dalla parte del vero e gli altri sono invece dalla parte del torto. Cioè, cos'è che favorisce dal punto di vista psicologico, psicanalitico, questa propensione? E poi, e qui mi chiedo scusa ma faccio due domande in una, cosa porta a quell'ulteriore salto di qualità? Quella dal fanatico, che è un terrorista potenziale, quindi un fanatismo del pensiero, potremmo dire al fanatismo dell'azione, che è il terrorismo in senso vero e proprio. Grazie Omar, buonasera a tutti. Allora, io sono venuto con l'idea di presentare anche un po' il punto di vista dell'altro in questa questione. E per rispondere alla tua domanda, ma penso che uno dei fattori fondamentali sia l'assenza di un pensiero simbolico, la tendenza al pensiero concretistico. Sono persone che tendono a scindere il mondo in noi e loro, in amici e nemici, e hanno una modalità di funzionamento predominantemente proiettiva. Sono come l'adolescente che da questo punto di vista non distingue il pensiero dall'azione e ha una soglia molto rapida di passaggio dalla condizione del pensare all'agire. Tuttavia questo può essere visto anche come una generalizzazione e secondo me il problema va inquadrato anche utilizzando dati di studi sociologici ed analisi degli esperti. In questo caso potrei citare Olivier Roy, che parla del periodo che va fino al 2005, nei vent'anni precedenti, e ci dice che la maggior parte degli attentatori in Francia e nel nord Europa sono di seconda generazione. In Italia forse ci sono più convertiti, però se si pensa a Jarmoun, la Dubi, c'è anche Del Nevo, è vero, comunque le proporzioni vengono più o meno mantenute. In Francia, io mi ricordo quando sono andato a Parigi, c'era un tassista algerino al quale io ho cominciato a parlare in arabo. E lui mi risponde, je ne comprends pas, monsieur. Non sapeva l'arabo, quindi sono persone di genitori marocchini, algerini, tunisini, che hanno uno sradicamento rispetto alla propria cultura di provenienza. Quindi, come diceva il Maddeb, forse il problema oggi, nell'epoca di internet, è l'istruzione, ma l'istruzione senza cultura. E nel caso invece della seconda generazione, si tratta anche di uno svuotamento identitario, di un problema di conoscenza di se stessi e di ritorno del rimosso di un'identità che viene immaginata, non è veramente profondamente conosciuta. E internet non è un mezzo neutrale, non è un mezzo che favorisce la complessità culturale, tende a selezionare i simili, a determinare raggruppamenti tra simili, e da questo si può già intuire che l'isolamento è un altro fattore importante della, soprattutto nel caso dei lone actors, cosiddetti, in italiano a volte viene tradotto come cani sciolti, almeno nelle primissime fasi. L'altro aspetto riguarda i convertiti, probabilmente anche i convertiti sono persone che tendono a vedere la propria società, la società dei consumi, come una società una nichilistica, e che crea alla base, particolarmente in persone fragili, il bisogno di ricorrere a una identità forte. Tuttavia non è possibile fare alcun tipo di profiling delle caratteristiche psicologiche del potenziale terrorista, ce ne possono essere veramente di tutti i tipi. Verosimilmente il narcisismo o il bisogno giovanile, legandomi a quello che diceva anche l'ambasciatore Sanguini prima, di significato e di fare qualche cosa di grandioso, di eroico, gioca un ruolo fondamentale.
Però ritornando a quello che dicevo all'inizio, cerchiamo di vedere le cose anche in una facoltà di giurisprudenza dall'altra parte. Che cosa ci differenzia rispetto ai musulmani? La storia dell'Occidente è caratterizzata dall'emergere del soggetto e dal progressivo rafforzamento del soggetto come principio del diritto. Questa cosa nel mondo islamico non è tale. Ascoltando Sanguigni Liguori mi sentivo parlare di categorie che sono per noi scontate. Lo Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione è il risultato del processo di evoluzione dei diritti individuali che si riferiscono al soggetto. È il culmine di un processo di pensiero che nel mondo islamico non c'è stato. Sono stati giovani tutti, anche quelli che hanno una continuità storica millenaria e una determinazione geopolitica come l'Egitto, l'Iran, ad esempio, che possono identificarli come nazioni. Ma il concetto di Stato non c'è, c'è il concetto di umma. Una donna, si chiama ad esempio, mi ricordo da bambino, la mia tata, si chiamava Aisha. Tutti la chiamavano Umma Abdo, la mamma di Abdallah. Cioè l'individualità della donna è vista nel nome delle sue connessioni familiari e sociali. E quindi tende, e questo è analogo anche al nostro Sud, a diventare una istituzione transpersonale. Forse anche per questo la psicologia della mafia, delle organizzazioni criminali, potrebbe essere, avere elementi in comune. Silvia Di Lorenzo, una studiosa junghiana, aveva scritto un libro, La grande madre mafia, che si riferisce proprio a questo tema. La parola umma in arabo viene da umma, che vuol dire madre. Andando avanti, il discorso quindi del terrorista diventa un discorso che si articola in categorie completamente diverse dalle nostre. Il soggetto che decide di fare il passo verso il terrorismo è un soggetto che rinuncia a un'identità individuale e entra a far parte di un'identità che è collettiva per definizione. Si consegna ad un'altra storia, anche se è nato e cresciuto in Italia o in Francia, eccetera. E da quel momento in poi diventa importante conoscere quella storia, che è la storia in gran parte, secondo me, alla fine riconducibile, perché i teorici sono i fratelli musulmani in Egitto. Anche oggi Ayman al-Zawahiri è di quella derivazione lì, è il risultato di una radicalizzazione del pensiero dei fratelli musulmani. 1928, Hassan al-Banna era un uomo semplice, ha fondato il Partito dei Fratelli Musulmani per contrapporsi al laicismo che in quell'epoca prendeva piede, a un certo tipo di costituzionalismo, opera molto nel sociale, partecipano, per farla molto in sintesi, partecipano alla rivoluzione dei liberi ufficiali del 52, Said Qutb era un professore e un critico letterario, ritorna nel 48 da un viaggio negli Stati Uniti dove ha fatto un master, e lui afferma in maniera risoluta, nonostante la riconosciuta superiorità scientifica e tecnologica dell'Occidente, una effettiva assoluta superiorità autoreferenziale dei musulmani. Come lo fa? Predica la necessità di una rinascita che ha carattere di avanguardia, in questo senso è anche postmoderna, per ricreare la perfezione del tempo del profeta e dei suoi compagni, dei primi quattro califfi. Nel fare questo, lui stabilisce un'età dell'oro, un inizio della storia, che comporta una negazione della storia, in quanto questa perfezione originaria contiene in sé la retorica del proprio tradimento. La storia dell'Islam non è altro che il risultato di un progressivo decadere da quello stato di perfezione originaria che va ricreato ai nostri giorni. La jahiliya, cioè il mondo dell'ignoranza che circondava il profeta alla Mecca,
al tempi della rivelazione, va ad espandersi, non rappresenta più soltanto i cristiani, gli ebrei, i crociati sionisti nella terminologia poi radicale, va a rappresentare anche i falsi musulmani, va a comprendere tutti coloro che si sono impadroniti dell'idea di Stato senza che fosse loro e che hanno creato gli stati-nazione del Medio Oriente. In questo senso servono un padrone che non è Dio. E questo è il punto di vista di Qutb. Scrive in prigione. Nel 1954 viene imprigionato da Nasser, a parte due brevi parentesi di libertà, scriverà all'ombra del Corano, che è un testo enciclopedico di interpretazione del Corano, e soprattutto Milestones, pietre miliari, che è anche traducibile come segnali nel cammino, che è il testo che viene additato sempre come il testo che segna il passaggio al radicalismo jihadista. Radicalismo jihadista che si riconosce in un principio che è quello del diritto dinamico. Rompono il legame con la catena dell'ortodossia. Il diritto non è più quello dell'Azhar, non è più quello degli ulema. È una cosa che viene adattata alle esigenze dinamiche politiche continuamente riedite dal presente e dai conflitti del presente della comunità militante. È una militanza attiva estremamente severa quella che viene a determinarsi e che glorifica la morte. Ma perché la glorifica? Perché in realtà la nega. La nega completamente. La maggior parte delle donne che sono passate in azione, sono poche, hanno avuto un figlio poco prima di morire. E Said Qutb, nei suoi scritti, ho letto il libro Pietre Miliari, parla del fatto che non è una morte reale, che le spoglie mortali cadaveriche non sono altro che l'immagine limitata di questo mondo, di una restituzione ad una trascendenza, ad una vitalità trascendente che va al di là. Rifiuta di confrontarsi con i principi teorici del pensiero occidentale, in quanto afferma che la verità rivelata, il vero Islam, ogni volta che c'è la parola vero siamo in area integralismo, rappresenta uno stile di vita, un insieme di prescrizioni che corrispondono all'indole naturale dell'uomo e così fa fuori completamente ogni possibilità di confronto. Quindi da questo punto di vista dire che è un filosofo illuminato Qutb, e qui mi permetto di provocare Sanguigni, non mi sembra una buona idea. Lo faccio apposta. No, io non ho mica detto questo, anzi, grazie di questa illuminante spiegazione. Volevo aggiungere un elemento, cioè una delle indicazioni che mi hanno più sconcertato è che questo signore a un certo punto se la prende da Aristotele in avanti, qual è la grande accusa che si fa all'Occidente? Quella di aver diviso l'anima dal corpo, aver diviso le scienze, di aver fatto quello che l'Islam in realtà vuole riunire. E questa cosa ha spinto l'Islam al margine del mondo, quando l'Islam era il mondo, che nell'anno 1000, non ce lo dimentichiamo, il mondo islamico era padrone del mondo, di quello vicino a noi, per intenderci. Messo al margine, ha continuato in quest'opera di alienazione di se stesso, dice questo signore, ma non solo, la cosa più grave è che non solo c'è depravazione dei costumi, eccetera, eccetera, ma c'è soprattutto una circostanza. L'Occidente ci ha messo in ombra, ci ha calpestati, ci ha umiliati, è ora di prendere la nostra rivincita. Questo è il grande messaggio di guerra all'Occidente. Mettetevi nei panni di un ragazzo delle banlieue parigine, perché ogni tanto, no, teorizziamo, però si parla di identità. Non ci dimentichiamo, l'emigrazione italiana, se andiamo a vedere le seconde e terze generazioni, sono quelle che hanno alzato la testa rivendicando una identità che il paese ospitante non riconosceva. Noi l'abbiamo fatta in Germania, l'abbiamo fatto in America Latina, l'abbiamo fatta in Australia.
quella era una identità di tipo nazionalistico, questa è un'identità di tipo globale, ma questo è il concetto. Quindi io credo che questo signore, giustamente, lei dice, alla fonte del radicalismo c'è la fratellanza musulmana, proprio che il messaggio che viene messo nella testa di questi religiosi, come diceva, è questo messaggio globalizzante in cui c'è un nemico globale che è intanto l'Islam brevissimo. Infedele e poi l'Occidente, quindi queste sono due categorie. Una notazione breve per non monopolizzare il discorso: quando Roosevelt nel 1945 sulla portaerei di ritorno da Yalta incontra il Saud e lo fa aderire ai principi westfaliani del cuius regio eius religio, cioè della non interferenza negli affari altrui nel nome di un'idea di multilateralismo asimmetrico, con chi ha che vedere? Con una nazione, con uno Stato? Uno Stato in cui appunto forse l'indistinzione fra privati che finanziano il terrorismo, che finanziano il proselitismo wahabita in tutto il mondo islamico e la classe dirigente rappresenta una schizofrenia che noi fin troppo superficialmente tendiamo a non evidenziare, ma per interesse economico, politico nostro, come stati-nazione che perseguono il proprio interesse. Ma le conseguenze per me, come egiziano, laico, che nasce da famiglia laica, di questo processo sono stati devastanti per la società egiziana, ad esempio. Qui io mi faccio, ho deciso di provocare apposta, perché sono forse la figura meno istituzionale presente sul deal. No, e la provocazione è ben accolta, anche per insomma vivacizzare il dibattito, è sempre utile. Ma mi veniva un interrogativo a questo punto, perché abbiamo già visto tutto un ventaglio di elementi, diciamo una certa propensione a vedere la politica come religione, anche una sorta di revanchismo storico, cioè l'Islam ha rappresentato uno dei vertici della società umana, poi è andato via via a decadere, insomma, e a ritrovarsi anche in una posizione, non dico di sudditanza, ma quantomeno secondaria rispetto all'Occidente, quindi si vuole ritornare a quella dimensione di grandezza. Cioè, sono molti gli elementi e, come diceva il dottor Lanfranchi, è anche difficile in questo quadro, insomma, in movimento, quasi fossero davvero le dune del deserto, insomma, che cambiano volto da momento a momento, è difficile tracciare un profilo dei terroristi. Ma se è così difficile, io mi chiedo davvero come facciano le forze di polizia e l'arma dei carabinieri in particolare, quindi, a proteggerci. E mi chiedo ancora, e questo è un tema collegato al precedente, ma insomma, esiste una specificità nelle indagini del terrorismo? Insomma, qual è la natura dello scudo che ha fatto filtro fino a questo momento? Come abbiamo fatto? Come abbiamo fatto? Buongiorno a tutti. È una bella domanda questa, abbastanza anche complicata. C'è tutta una storia dietro, ne hanno parlato chi ha parlato prima di me. L'Italia non ha una storia di terrorismo che parte da anni che vanno ancora al di là degli anni 80-60. Abbiamo avuto il terrorismo di matrice palestinese, noi in Italia, che c'è sempre stato, perché noi abbiamo comunque una posizione importante, avevamo una posizione importante nel mondo anche arabo, il mondo vicino a Israele, e per questo abbiamo sempre avuto una forza e una capacità di interagire con queste persone. Cosa è successo? Noi siamo forti perché abbiamo un'esperienza che si basa su due branche diverse. La prima, naturalmente, è l'ambito del terrorismo. Il terrorismo che noi abbiamo combattuto è stato un terrorismo di natura interna, dove vicino qua sono nate la più grossa organizzazione che ci ha colpito, le Brigate Rosse. Come è stato detto, e stiamo attenti a questo, quando si parla di religione, quando si parla di terrorismo, si parla sempre di credere in qualcosa. Poi una cosa può essere il capitale, può essere il Corano, può essere qualcuno che ti spiega una determinata cosa, che ti crede o ti fa credere una determinata cosa. Quindi non c'è molta differenza tra un terrorismo interno e un terrorismo internazionale se lo devi combattere. Abbiamo avuto le nostre esperienze, abbiamo avuto le nostre capacità. E abbiamo avuto una forza importante, noi avevamo una struttura legislativa che ci permetteva immediatamente di combattere il terrorismo. Siamo stati ancora più bravi perché nel 2001
non dico l'11 settembre, ma dal 12 settembre qualcuno ha iniziato a scrivere tutti quegli articoli che voi, che siete in giurisprudenza, state imparando che sono del 270 bis e adesso siamo arrivati al sexies. Noi abbiamo una serie che si sono modificati nel tempo in questi ultimi 17 anni a secondo di quello che succedeva, e ricordatevi, prima solo in Italia, adesso anche all'estero. Quando il 7 luglio del 2005 saltano le metropolitane a Londra e l'autobus rosso viene colpito, il ministro degli interni fa un decreto e inventa due cose meravigliose. Una, che abbiamo preso, perché c'era già in Italia, dalla lotta alla criminalità organizzata, che erano le intercettazioni preventive. Abbiamo dato uno strumento alla polizia e ai carabinieri di poter sentire la gente senza che ci sia un reato vero e proprio. È un controllo che si fa, poi si può discutere se è giusto o non è giusto, invasivo o non invasivo, ma ci permette di vedere e sentire tanta gente. Abbiamo creato, e quelle in inglese quando andiamo negli ambienti internazionali viene molto male perché si parla di deportation, sono le espulsioni. Però le espulsioni sono quelle cose che ci hanno permesso, quando abbiamo a che fare con determinati personaggi che hanno determinati comportamenti, e lì torniamo al discorso che facevamo prima, dalla radicalizzazione al fanatismo al passaggio che è quello dell'atto terroristico. Noi non dobbiamo arrivare all'atto terroristico, noi dobbiamo arrivare un minuto prima. È difficilissimo tra il momento in cui si decide di prendere un coltello e scendere per strada, lo dobbiamo fare molto prima. Come si fa? Si fa con le intercettazioni preventive, quelle giudiziarie, si fa con controllo del territorio, si fa con un controllo preciso e costante di tutto quello che è il mondo che deve in quel momento combattere, come può essere in questo momento un certo tipo di comunità. Si è spostato, poi anche il mondo è passato e ha incominciato a vivere su internet rispetto al 2001. Siamo andati su internet anche noi, abbiamo creato delle strutture, abbiamo creato dei modi di pensare e di vedere Facebook in maniera diversa. Tutti avete Facebook, voi Facebook bisogna, come tutti, come tutto il mondo che sta su internet, è pericoloso e bellissimo. Ricordate, Facebook basta mettere un click da qualche parte per dire mi piace. Tanta gente che mi piace e c'è, mette una bandiera dell'ISIS, mette un video preso da qualche parte in internet che racconta come si sgozza una persona, che racconta una storia di un'attività terroristica fatta da qualche parte. Se questa persona ha tanti like, io devo controllare quanti di questi sono italiani, quanti di questi stanno lì solo perché non c'erano niente da fare quella sera o perché lo stanno facendo, e da lì arrivano altre attività che vengono fatte, indagini che vengono fatte. E ultimo, e poi finisco perché sennò perdiamo tempo, l'Italia, che ci sta copiando tutto il mondo, ha creato questa cosa meravigliosa che è il CASA. Il CASA è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, un tavolo che viene istituito dentro il Ministero degli Interni, dove si siedono tutte le forze che svolgono un'attività antiterrorismo, i servizi segreti interni ed esterni, la polizia, i carabinieri, la finanza, e ne parlavo prima con il professore, il DAP, la direzione dell'autonomia penitenziaria, perché adesso il mondo anche del carcere crea un problema di fanatismo, di radicalizzazione, che ci crea dei problemi grossi. Su quel tavolo ogni giovedì si riuniscono i membri di queste organizzazioni che fanno terrorismo, mettono sul tavolo tutte le minacce che ci sono, le idee che ci sono, le problematiche che ci sono, e insieme si riesce a portare a compimento una determinata attività. Prima di sedermi qui stavo parlando con un collega dei servizi per un problema che c'era e abbiamo provato a risponderlo. Se ognuno pensasse da solo, forse uno non saprebbe cosa fa l'altro, non avrebbe la possibilità di aiutare o farsi aiutare, e forse qualcuno ce la farebbe ad arrivare a fare un attentato terroristico anche in Italia. L'hanno fatto, c'è Mohamed Ghameh, però quello ha fatto più danni da sé che per noi. No,
No, dal discorso del colonnello Rosi si percepisce quanto sia importante il lavoro delle forze dell'ordine da un punto di vista sia preventivo che repressivo, spesso un lavoro fatto sotto traccia, insomma, ma in questo settore i lavori più riusciti sono quelli appunto che non fanno notizia. Ma è altrettanto importante, credo, davvero anche per togliere acqua al mulino del discorso, della propaganda terroristica, svelenire il clima, evitare quel clima di contrapposizione che poi aiuta i terroristi nell'additare anche l'Occidente come il peggiore dei mali, come il grande nemico. Quindi c'è anche una responsabilità, e lo dicevamo prima nel racconto. E io volevo capire se esiste, ecco, da parte sicuramente dei giornalisti, ma diciamo dei professionisti dell'informazione e del racconto, un codice deontologico, un insieme di regole per appunto evitare queste possibili deviazioni, che sono quelle che abbiamo detto, dal sensazionalismo alla semplificazione, alla banalizzazione. E qui chiedo naturalmente al professor Razzante. Grazie al dottor Bellicini. Io sono contento di essere qui almeno per tre motivi. Il primo è che ho letto e apprezzato il suo saggio, che mi ha offerto molti spunti di riflessione che porterò avanti anche ovviamente oltre questo convegno. Il secondo è che ho imparato tante cose nuove, mi sto confrontando con persone che stimo, che conosco direttamente, come nel caso del direttore Liguori, e quindi è un'occasione secondo me ghiotta anche per gli studenti di questa stimata università per apprendere delle cose che nelle ricostruzioni giornalistiche certamente è difficile trovare. E qui arrivo al terzo motivo per cui sono piacevolmente seduto a questo tavolo, e cioè il fatto che tutto quello che ha detto e ha scritto Omar Bellicini è un po' musica per le mie orecchie, in quanto mi consente di rispolverare alcune battaglie personali che ho condotto in seno anche agli organismi della professione giornalistica, proprio per combattere pressappochismi, superficialità già evidenziati dal direttore Liguori, che il direttore Liguori dice sono anche un po' incolpevoli, nel senso che sono quasi inevitabili, no, questi esempi di superficialità giornalistica su questo ambito, e sono anche d'accordo con lui su questo, ma hanno delle radici ben precise, e cercherò brevemente di argomentare quanto dico. La deontologia è uno degli strumenti del diritto dell'informazione, ci sono le leggi, c'è la giurisprudenza, c'è la dottrina, c'è la deontologia, cioè queste forme di autoregolamentazione che i giornalisti e gli operatori dell'informazione si danno per rendere anche credibile agli occhi dell'opinione pubblica l'esercizio del diritto di cronaca. Ecco, su questo io ho sempre spinto da almeno 15 anni affinché ci fosse una valorizzazione anche sul piano deontologico della politica estera e di tutto quello che riguarda anche la fenomenologia di cui ci stiamo occupando oggi, perché riscontro una superficialità, un pressappochismo, una sottovalutazione da parte della classe giornalistica italiana della complessità dei fenomeni che stiamo affrontando oggi. È chiaro che è anche un po' inevitabile, perché quali competenze dovrebbe avere un giornalista per poter raccontare in maniera puntuale ed efficace quello che noi oggi stiamo trattando in questo convegno? Certamente dovrebbe conoscere bene un po' la politica estera, certamente dovrebbe conoscere bene le lingue, dovrebbe leggere giornali stranieri, dovrebbe avere anche un minimo di conoscenze psicologiche per comprendere anche, insomma, i moventi, no, di certi gesti, dovrebbe conoscere bene la storia delle etnie e delle religioni, tutte competenze che la gran parte dei giornalisti, diciamocelo, è difficile che le abbia. E allora alla fine il prodotto finale, cioè
il bene pubblico informazione, cioè la risultante di quello che è lo sforzo quotidiano di chi informa, di garantire il diritto all'informazione da parte per la collettività, è certamente un prodotto insufficiente. È insufficiente e secondo me la qualità scadente dell'informazione italiana su questi argomenti è inversamente proporzionale proprio alla complessità dei fenomeni da trattare, rispetto ai quali i giornalisti, secondo me, non hanno sempre le competenze per poterlo fare. Allora, quali sono i rimedi? E qui arrivo anche alla domanda. Io ho sempre sperato che l'Ordine dei giornalisti promuovesse dei corsi specifici su questi argomenti. In parte alcuni consigli regionali dell'Ordine lo hanno anche fatto, promuovendo dei seminari di aggiornamento finalizzati all'ottenimento dei crediti per gli iscritti, ma anche a formarli su questi temi. Ma sono state sempre iniziative estemporanee, sganciate da una strategia formativa mirata su questi temi. E quindi io credo che si debba intensificare la formazione dei giornalisti su questi argomenti, dando loro almeno per pillole, diciamo, delle nozioni fondamentali per potersi orientare in questo ginepraio così inestricabile di etnie, di religioni, di stati e di equilibri geopolitici. E in secondo luogo, la mia proposta che feci anche già anni fa, una sorta di carta deontologica barra glossario che possa essere una sorta di libretto delle istruzioni per i giornalisti che si occupano di questi argomenti, affinché possano davvero padroneggiare, almeno a un livello basico, quello che è il linguaggio in grado di divulgare correttamente i fatti e i fenomeni dei quali stiamo parlando. I giornalisti d'inchiesta sono certamente più portati ad approfondire, a scavare, a trovare fonti anche riservate per raccontare questi fenomeni, ma noi sappiamo che per la crisi dell'editoria italiana gli editori investono sempre meno in giornalismo d'inchiesta, quindi non mettono neanche i giornalisti, anche quelli che potrebbero eventualmente essere in grado di farlo, non mettono in grado questi giornalisti di portare avanti queste inchieste, no? Di fare in modo che queste inchieste svelino all'opinione pubblica quelle che sono, insomma, delle verità nascoste. E quindi cosa dovrebbe eventualmente contenere questa carta deontologica specifica per i giornalisti che si occupano di questi temi? Sicuramente una rielaborazione del concetto di verità putativa. La verità putativa è stata coniata come espressione nella sentenza decalogo del giornalista, che i giornalisti conoscono bene, ed è una sentenza della Cassazione dell'84 in cui si dice: il giornalista deve raccontare la verità, d'accordo, è financo banale dirlo, ma la verità oggettiva, quando assiste ictu oculi alla realtà che racconta, molto più frequentemente la verità putativa, cioè la verità che secondo lui è la verità, da putor latino, secondo lui è la verità dopo un attento e scrupoloso vaglio delle fonti. Lui non era presente, lui racconta in questo caso il fenomeno terroristico ricostruttore, da storico di quelle che sono le caratteristiche, gli elementi fondamentali degli attacchi terroristici, non è presente, quindi deve cercare di scavare, di mettere a confronto varie fonti, eccetera. Quindi una rielaborazione del concetto di verità putativa pensato proprio in funzione della delicatezza di questi argomenti. In secondo luogo, certamente una valorizzazione del concetto di uguaglianza e di non discriminazione, perché io vedo che tante volte, quando i giornalisti raccontano episodi di terrorismo, probabilmente si lasciano un po' prendere la mano anche per quanto riguarda degli svarioni o addirittura in malafede delle discriminazioni nei confronti di alcune etnie, nei confronti di alcune popolazioni o altro. Quindi uno squilibrio nella trattazione dei fatti io lo riscontro spesso, e non credo che sia imputabile solo a ignoranza, in altri casi c'è anche una porzione di malafede. Quindi una enfasi posta proprio sul tema dell'uguaglianza, della non discriminazione nel trattare casi uguali in modo
modo uguale, e quindi nel valorizzare semmai le differenze, ma non nel discriminare eventuali etnie e popolazioni. E tutto questo evidentemente non è stato fatto, perché se guardiamo la giurisprudenza deontologica dei giornalisti, io non conosco procedimenti disciplinari aperti ai danni di giornalisti che si siano occupati di politica estera. Io non ne conosco, non ne ho letti, eppure ho studiato a fondo la deontologia dei consigli dell'ordine, oggi anche dei consigli di disciplina, perché evidentemente innanzitutto c'è una sottovalutazione dell'importanza della politica estera, considerata quasi un giornalismo di nicchia ormai. Il che denota anche il provincialismo di certo giornalismo italiano. Ma al di là di questo manca proprio una pezza d'appoggio, mancano dei principi deontologici codificati che, diciamo, in caso di violazione possano far scattare dei procedimenti disciplinari. Quindi i giornalisti che si occupano di politica estera, non dico che vengano considerati degli extraterrestri, ma se non ci sono degli attentati difficilmente li invitano nei talk show in altro, perché alla fine vengono considerati comunque diciamo dei testimoni di realtà marginali rispetto ad altri argomenti di cronaca che di solito ottengono le prime pagine dei giornali. Quindi io credo che sia un fatto culturale di percezione dell'importanza della politica estera in generale, del fenomeno terroristico, che sfugge ai più e quindi anche ai giornalisti. Una carenza deontologica e quindi la necessità di codificare dei principi deontologici ad hoc su questi argomenti, e nel frattempo la semplice applicazione sistematica degli attuali principi generalisti della deontologia: la verità dei fatti, l'essenzialità dell'informazione, la non discriminazione, temi e valori che il giornalista dovrebbe fare propri a prescindere dall'oggetto del diritto di cronaca. Quindi alla domanda io rispondo dicendo che i principi specifici non ci sono, ci dovrebbero essere, ma nel frattempo bisognerebbe che i giornalisti che si occupano di questi temi iniziassero a studiare un po' di più, ad approfondire un po' di più fenomeni che sono così delicati per la sicurezza nazionale e per l'ordine pubblico, ed evitare quindi di caratterizzarsi per quella superficialità che prima metteva in evidenza anche il direttore Liguori. No, ringrazio il professor Razzante, perché insomma ha fatto anche un discorso ricco di prospettive, cioè non quindi solo focalizzato sull'oggi ma anche sul domani. Peraltro insomma ha scritto un libro che è proprio L'informazione che vorrei, che parla proprio di questo. Certo, il ritratto del giornalismo che è emerso è così a tinte fosche che io stesso, parlando adesso di radicalismo islamista, mi sento quasi, avendo accettato questa professione, votato al martirio, insomma, al martirio professionale. Non so se la situazione sia davvero così. E su quello non so, ecco, se farlo interloquire con il direttore Liguori, che vedo rumoreggiare. Sì, perché io sono d'accordo sull'impianto generale di quello che dice Razzante, perché la non discriminazione, l'equità, la verità, ma sono veramente fondamentali principi della deontologia, e sono soprattutto al giorno d'oggi sono abbastanza in disaccordo sull'idea che il giornalista che si occupa di alcune cose come il terrorismo debba conoscere tutti questi aspetti. Io sono d'accordo sulla l'elenco degli aspetti che dovrebbe conoscere, ma il giornalista che io cerco di formare, cominciando da me stesso, è un giornalista che, una volta presi in esame tutti quegli aspetti, deve sapere chi li conosce meglio di lui. Io qui al mio fianco è il colonnello, non mi metterò a studiare l'antiterrorismo, adesso conoscevo altre persone e usavo altri interlocutori. Adesso ho conosciuto lui, chiederò a lui. Ho qui Sanguini, che convoco per le cose di cui ha parlato, delle cose, e chiedo a lui. Quando mi servono dei principi di deontologia, non è che me la vado a ristudiare, chiamo Razzante. E quando mi serve adesso un discorso sull'Islam un po' più interno, un po', chiamerò certamente adesso Lanfranchi, che ho conosciuto qua, e chiamerò il professor Nesi su alcune cose, perché l'ho conosciuto e diventa un mio interlocutore. Quello che deve imparare il giornalista è sapere chi sa, e far parlare chi sa. Mai e poi mai penserei di diventare un esperto di antiterrorismo e di sostituirmi al colonnello, perché avendo a disposizione la televisione, se parlo io faccio danno,
faccio danno, se faccio parlare lui, do una linea, ve l'ho detto prima, le informazioni devono essere verificate, quelle possibili e quelle utili. Allora io devo sapere chi me le verifica e farlo parlare, chi mi dice le cose che possono essere possibili da dire e farlo parlare, e chi mi dà informazioni utili. Se viene attaccato il mio paese, le informazioni utili me le darà certamente il colonnello, ma devo conoscere, o i suoi colleghi o tanti altri che fanno quello, ma devo conoscere chi sa e far parlare chi sa. È un'idea irreale che ci sia una formazione, qua siamo in un'aula di università, stiamo parlando dei rapporti con l'Islam, a parte le persone di una certa età, gli studenti che sono qua. Se uno volesse dire bisogna che i giornalisti qualcuno si potrebbe alzare la mano e parlarmi due minuti, un minuto, in poche parole, se vi dico la battaglia di Lepanto, va bene, studiate giurisprudenza, la battaglia di Lepanto, alza la mano uno che mi dice so di che cosa stai parlando? Te, bene, non parlare, a qualcun altro? Te, due, qualcun altro? Tre, quattro. Ragazzi, siete pochi, no? Lo vedete che siete pochi. Adesso ne prendo il primo, me lo dici in poche parole la battaglia di Lepanto, tra chi fu combattuta e perché? Sì, ma i cristiani, quali cristiani? Beh, quello c'ha la faccia che lo sa. Lo so. Io già, se facessi, perché faccio anche il professore, già lo so che lui lo sa. Vorrei un altro che ha alzato la mano lei. Mi spieghi bene, lei ha alzato la mano, sotto di te che hai parlato, no? Quella simpaticissima studentessa, te non sai niente di Lepanto. Allora facciamo parlare l'esperto. Dimmi solo com'erano le formazioni. Ma la Lega Santa da chi era formata e perché? E chi fu decisivo? L'intervento di chi fu decisivo? Bravo, bravo, basta. Però andavano a vendicare un importante linciaggio che era stato fatto. Bravissimo, lui l'ha studiata. Ok, tutti voi non potete parlare di Islam perché non sapete le stesse cose? Io le so perché me le ricordo, perché le ho studiate, ma non le ho studiate a scuola. Ho un mio interesse. Allora, questa è la questione che volevo dire io. Cioè, ecco, ho trovato quello che dico io. Il caso mai, vado all'Università di Trento e intervisto lui sulla battaglia di Lepanto e qualcun altro su una cosa giuridica che sapeva. Lo facevo per dimostrare che non è necessario. Tutti gli altri, voi, sarete bravissimi e sarete bravissimi nella vostra tesi di laurea. Ha ragione Razzante che bisogna avere una cultura non discriminatoria. Io lo dico perché ci potrebbe essere tra voi anche qualcuno, ma magari vedo tutte facce che non credo che si sentano discriminate, ma noi spesso facciamo, io per esempio, tutte quelle menate che avete letto a proposito della mafia nigeriana, che è pericolosissima in questo paese, ricordatevelo, per tutte le cose che fa, dal traffico degli stupefacenti alla manovalanza della malavita organizzata. Però quando ho letto di quelle cose che hanno cominciato a dire anche in televisione del cannibalismo, ma mi sono fatto prima un sacco di risate, poi ho detto ma perché non si individua una cosa nei suoi contorni reali, terribili lo stesso, ma insomma non c'è una prova del cannibalismo della mafia nigeriana. Piaceva moltissimo alla televisione, ai giornalisti, è vero, questo che dice lui lo condivido, però perché vi sto facendo una testa così e mi differenzio un po', però capite pure il lavoro che faccio su questa questione di fare un continuo salto. Intanto il colonnello mi ha dato una grande mano perché vi ha spiegato che la legge sulle intercettazioni fu fatta per la malavita organizzata, per la criminalità organizzata, e viene usata molto efficacemente in Italia sull'antiterrorismo, e questo già sfonda un portone per quanto mi riguarda nella mia concezione dell'intreccio. Ma siccome io poi un po' leggo, un po' studio e un po' mi faccio raccontare da chi sa,
Negli Stati Uniti d'America c'è stato un grandissimo travaglio su questa questione. Sapete come funziona la legge negli Stati Uniti? A un certo punto individuano le dieci emergenze nazionali. I fondi, il finanziamento nella giustizia americana vanno lì. Cioè dicono, noi abbiamo da combattere qualsiasi tipo di delitto e crimine, però combattiamo solo quelli che possiamo incastrare, schiodare, e combattiamo questi reati federali perché sono quelli che minacciano la sicurezza del paese, per cui ci sono tantissimi omicidi, molti più che da noi, li prendono dopo, ma non c'è un'emergenza omicidio che, però c'è un'emergenza droga, e c'è, allora, fino a una certa epoca, esattamente prima col presidente Reagan, la droga non era una di queste emergenze, poi lo è diventata, ma non era sufficientemente attrezzata la lotta antidroga quanto era invece attrezzata come prima emergenza nazionale, lo potete anche capire perché, l'emergenza antiterrorismo. La CIA sguazzava nel denaro, la DEA che combatte la droga soffriva per la mancanza di mezzi. Che cosa hanno fatto? Hanno dimostrato ad un certo punto in sede di governo, al congresso, che l'emergenza droga e l'emergenza terrorismo si saldano, e quindi si sono fatti dare gli stessi mezzi che hanno per il terrorismo, le stesse forze e le stesse alleanze per il terrorismo. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto quando hanno mostrato al mondo che in Colombia, cioè da dove partiva la più forte traffico di droga, il cartello di Medellin, cioè quel signore che conoscete, cioè, usava il terrorismo per imporre al governo colombiano di non far entrare gli americani nel paese, di non farli, ormai lo sapete perché ci hanno fatto film e telefilm, d'accordo, benissimo. Con questo sistema loro hanno detto no, attenzione che qui questi sono terroristi, quando non riescono a vendere la droga usano anche questi mezzi, entrano in politica, uccidono primi ministri, ci battono sul terreno della penetrazione nel Sud America e nel Centro America, hanno ottenuto quei fondi e hanno cominciato a segnare molti punti. Tant'è vero che adesso stanno usando questo elemento del pericolosa traffico, droga e terrorismo per fermare questa carovana che sapete che è alle porte del Messico. Dicono, se cominciano a passare non si sa cosa portano dentro, che è l'unica arma che Trump sta usando per fermare in maniera militare questa cosa. Allora, ecco perché io mescolo le due cose, perché l'hanno cominciato gli Stati Uniti a combatterla così. Voi pensate che è una cosa che gira per il mondo e che gli Stati Uniti hanno cominciato a combatterla così in maniera indifferenziata, ci metterà molto tempo ad arrivare pure da noi ed essere combattuta nella stessa maniera? Io penso di no, perché la mia esperienza, i capelli bianchi mi dicono che se parte da lì arriva qui, e anche quello che parte da qui arriva lì. Però voi dovete sapere, ma penso che il colonnello lo sa benissimo, che non c'è attentato che venga compiuto la cui verifica non passa per gli Stati Uniti. Cioè nelle 3-4 ore successive agli attentati la verifica passa. Poi l'ordine che arriva per primo dagli Stati Uniti, ma poi da molti paesi europei, è non è terrorismo. Oggi voi dovete sapere che tutte le cose che succedono vengono rubricate e catalogate. Non è terrorismo, è un pazzo. Allora, quello è un kamikaze, non è terrorismo, è uno squilibrato. Cosa mi è piaciuto del libro di Omar? Che lui parte da... Certo che è uno squilibrato, perché un kamikaze vi sembra equilibrato? Cioè uno che si ammazza lui vi sembra equilibrato? Perfino come terrorista è uno squilibrato. Oggi è diventata una parola d'ordine, uno prende un furgone, si butta sulla folla, muoiono loro, muore lui, e ti dicono, ma non è terrorismo, è uno squilibrato. Sì, però il tipo, il meccanismo, il metodo che ha usato è nel manuale dell'ISIS, che è via internet, lo diceva prima il colonnello, è stato molto brillante. Ecco perché a me piace raccontare la realtà come una cosa concreta, che si intreccia concretamente, ma proprio perché la voglio raccontare tanto, devo sapere chi me la spiega, chi me la racconta. Non voglio diventare un esperto dell'Islam, non voglio diventare... Mi piace, sì, l'Arabia Saudita, l'Iran, me li studio, devo farlo un po', perché sono direttore e devo dirigere gli altri, ma che i miei giornalisti diventino
dei maniaci dell'Islam che sappiano fino all'ultima virgola la differenza tra i salafiti e i wahabiti, che sono molto contigui, o la differenza tra gli Emirati e il Qatar, che sono molto contigui ma non uguali, mi può essere interessare o no. Tanto io chiamo Lanfranchi, chiamo Sanguini e lo faccio spiegare da loro, che l'hanno studiato per tutta la vita e lo conoscono molto bene. Ma questo infatti, è il punto. Infatti. E state attenti a un'altra cosa, molto importante. L'ha detto pure questo il colonnello, io mi aggancio perché lui sa le cose, ma poi non ha la forma mentale, la carta bianca per darvi anche l'opinione. Lui non ha diritto a un'opinione, ma ce ne ha tantissime, però sa le cose. Per questo io poi la gente così, cioè la chiamo, sono i cosiddetti esperti, ma veri. Allora, la cosa è questa, dice, ma che pensa uno delle banlieue? Mi pare che l'ha detto lei. La citate lei? Ah no, l'ha citato Sanguini, le banlieue, ecco, l'ha citato Sanguini. Le banlieue, no? Come le carceri. E lui ha detto delle carceri, la stessa cosa, le banlieue per certi immigrati sono delle carceri a cielo aperto, senza futuro, senza vita, senza lavoro. Luogo di reclutamento eccezionale per il terrorismo. Però vi faccio una domanda, dove investono oggi questi paesi? Dove investe il Qatar? Dove investono questi paesi? Investono nei paesi dove ci sono questi fenomeni, no? Dove vanno le uniche volte che escono dalle banlieue i giovani di quel posto? O vanno in carcere e li reclutano, o vanno a vedere il Paris Saint-Germain, che è del Qatar, ma perché gli interessa di comprare una squadra di calcio così? Perché le curve di quella squadra sono piene delle stesse persone che trovi nelle banlieue, nelle carceri, e poi ci si conosce, e poi vieni con me, e poi ti dico che noi giovani islamici siamo trattati a calci in faccia in questo paese, i nostri antenati avevano inventato i numeri, la scienza, sapevano fare le cose che questi ignoranti puzzolenti di francesi non se le sognavano neanche, e invece i nostri antenati lo facevano e qui ci trattano a calci in faccia. Ragazzi, da lì si va a scuola, vieni con noi, stiamo bene, siamo amici, da lì si va a fare l'attentato. Direttore, proprio su questo infatti volevo cogliere la palla al balzo per tornare su Sanguini a proposito di ricorso, insomma, all'expertise. E anche perché volevo fare, siamo andati molto oltre, siamo andati straripando e volevo riportare la discussione, diciamo, nell'alveo naturale. Vai. E quindi... sicuramente di geopolitica, infatti volevo sentire su quello l'ambasciatore. Ma quello è una parte del discorso. E si parlava appunto anche di strumentalizzazione, insomma, di persone anche ai limiti, di persone appunto, abbiamo detto, li abbiamo dipinti quasi come dei pazzi, forse eccessivo, ma sicuramente di squilibrati. E da parte di sigle terroristiche. In questi anni si è parlato prevalentemente di ISIS, ma ce ne sono anche altre, per esempio Al-Qaeda, che viene data quasi per morta, invece è ancora viva e vegeta. E il discorso che abbiamo fatto sulla competizione tra stati forse può essere fatto anche tra le organizzazioni e le sigle del terrorismo internazionale. C'è una teoria, insomma, che vede anzi gli attentati in Europa come un frutto di una contesa tra le sigle terroristiche e prevalentemente tra l'ISIS e Al-Qaeda, che per favorire il proselitismo, per avvicinare a sé nuovi militanti, cercano di dimostrare di essere l'organizzazione egemone nel campo del terrorismo islamista. Cioè, cosa ne pensa di questa lettura, signor ambasciatore? Beh, intanto devo dire che avrei continuato ad ascoltare Liguori perché mi piace molto ascoltare, dice delle cose molto intelligenti. Ma visto che c'è l'alveo, rispettiamo l'alveo. Torniamo nell'alveo. No, torniamo nell'alveo per dire questo, che quando si parla di Al-Qaeda, dell'ISIS, eccetera, ci si dimentica che la grande madre dell'ISIS è Al-Qaeda. Perché se non si fa questa connessione non si rischia di non capire molto. E Al-Qaeda nasce in Afghanistan, finanziata dall'Occidente e dall'Arabia Saudita, cioè poi passa in Iraq. Cioè, noi Occidente, se non la madre, la matrigna di questo fenomeno del terrorismo salafita. E questo ce lo dobbiamo tenere molto bene in testa, perché oltre a fare questo, abbiamo poi occupato, Liguori parlava delle righe, no, del Medio Oriente, dei confini, ma noi ci rendiamo conto di cosa ha significato questo per le etnie che sono state costrette a vivere assieme, spaccate,
dove non c'era più identità, non c'era più tribù, non c'era più, proprio perché non c'era lo Stato, ma c'erano altre forme di identità, identità distrutte, che poi il tempo ha fatto risorgere con tutto quello che ne è derivato. Quindi, posto questo, da un punto di vista geopolitico, visto che sono di fronte a degli studenti, la differenza tra Al-Qaeda e l'ISIS è piuttosto consistente. Lo è molto di meno da un punto di vista individuale. Perché dico geopolitico? Perché quando noi parliamo dell'ISIS ci viene in mente lo Stato Islamico. E che cos'è lo Stato Islamico? È la proiezione di un disegno globale dove i confini sono quelli dell'Islam. Quindi è uno Stato che in realtà identifica quell'ideale di mondo islamico e che quindi deve confrontarsi con il resto. Il resto deve essere fatto fuori, tanto semplicemente. Solo che mentre l'ISIS con al-Baghdadi, il suo fondatore, pensava di arrivare a costruirlo anche geograficamente ed è partito rompendo il confine tra l'Iraq e la Siria, cioè prendendo in mezzo due porzioni di questo. Dopodiché è stato sconfitto, piccola annotazione alla Liguori. Ci abbiamo messo 3 anni per sconfiggere militarmente, sì e no, 30.000 sbandati, o 30.000 guerriglieri, o 30.000 miliziani, chiamateli come volete. 3 anni, 65-70 paesi che sulla carta, a partire dal 2014, dovevano farlo fuori. Qualcuno ha cominciato a dire, ma forse faceva comodo qualcuno aspettare tanto tempo. Io su questo non mi voglio avventurare, ma vi voglio segnalare questo elemento perché qualche sospetto viene. Ma è possibile che non siano riusciti? Adesso è stato sconfitto, ma è stato sconfitto militarmente, territorialmente. I principi attivi di questo terrorismo non sono stati uccisi, perché per ucciderli bisognava o bisognerebbe uccidere il brodo di cultura, disseccare il brodo di cultura da cui tutto questo nasce. Torniamo alle banlieue, È chiaro che questi movimenti fanno la stessa cosa dei poteri, vale a dire sono in parte teleguidati dai poteri e in parte introiettano la finalità e vanno per i fatti loro. Vi ricordate che quasi tutti gli attentati in Europa erano rivendicati dall'ISIS? L'ISIS ha cercato di mettere il cappello su tutto, quando in realtà parte consistente di questi attentati l'ISIS non c'entrava niente, c'entrava molto di più Al-Qaeda. E il ragionamento che faceva lui è giusto, cioè c'è competizione perché il successo trascina altri all'imitazione, in fondo buona parte dei nostri comportamenti sono dettati dalla imitazione. Oggi, dopo la sconfitta, Al-Qaeda in Africa, ad esempio, sta ingrossando le proprie file, perché bene o male è stato sconfitto. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che, frantumato il potere territoriale militare dell'ISIS, tutto torni in una polverizzazione, che non significa che il rischio è minore, significa soltanto che la modalità di questa lotta cambia, perché non ha più come referente quel territorio, ma ha come referente il mondo intero. Detto questo, però, io ribadisco il concetto, cioè questa competizione su un punto trova una solidarietà totale, e cioè la lotta contro l'Islam degli infedeli, che fa molti più morti, ma infinitamente molto di più di quanto non abbia fatto nell'Occidente, e questo dall'Africa al Medio Oriente, all'Asia, perché non ci dimentichiamo l'irradiamento di questo fenomeno che fa veramente paura. Arriverà da noi? Non lo so, è possibile, solo che è chiaro che sfondare la linea Maginot dell'Europa è molto complicato ormai. Questo non impedirà di avere altri attentati, ma siamo un pochino più attrezzati di prima. Se però poi andiamo nel Sahel, andiamo in Africa, e lì vediamo che la realtà è molto diversa. Perché anche lì, brodo di cultura, Macron,
perché la Francia è oggetto di tanti attentati, l'Inghilterra pure e l'Italia no? Sono domande serie, ce le dobbiamo fare, perché forse è proprio nelle banlieue, in questa mistica del laicismo francese, la donna obbligata a togliersi il burkina, no? Cioè la Francia ha usato una violenza nei confronti di chi non è laico, no? Abbastanza grave secondo me. E l'Inghilterra, il suo passato coloniale. Quindi vediamo le due cose, da una parte l'eredità che abbiamo lasciato e dall'altra la componente politico-religiosa che affonda i denti in questa realtà. E citavo appunto le banlieue, stiamo attenti, in Italia fino ad ora questa presenza dà fastidio a tanta gente non ne importa niente, ma finora questa presenza non si è manifestata in maniera così bellicosa. Ecco, stiamo attenti perché stiamo nutrendo una bestia molto grossa e che domani potrebbe scoppiare. Non voglio fare il catastrofista, però io quando vedo tanti ragazzi a non far nulla dalla mattina alla sera con l'esplosione degli ormoni che si ha tra i 20 e i 30 anni, mi chiedo se valga la pena continuare a fare stare lì oppure a trovare un'altra soluzione. E con questo mi fermo. Grazie. No, la ringrazio anche per lo spunto, perché diceva che ISIS è stato almeno militarmente sconfitto. Ma è altrettanto importante appunto sconfiggere l'idea di terrorismo e il fanatismo nelle coscienze, anche con strumenti come possono essere le politiche per il lavoro, l'educazione. Gli attentati in Medio Oriente continuano. Questo è opportuno ricordarlo anche perché è bene dire che le prime vittime del terrorismo islamista sono proprio gli islamici, cioè su questo i numeri parlano davvero molto chiaro, non dobbiamo essere eurocentrici e guardarci come troppo spesso facciamo l'ombelico. Ma proprio su questo vorrei sentire il dottor Lanfranchi, proprio sul tema della lotta al terrorismo nelle coscienze. C'è un grande tema naturalmente che non può essere non considerato, non può essere evaso, che è quello dell'integrazione. Quanto è importante l'integrazione e le politiche per l'integrazione per, non dico sconfiggere, ma cercare di arginare il fanatismo religioso, in particolare quello di matrice islamista? Ma io penso, non ci ho mai creduto, nel senso che secondo me le domande con cui si è articolata la questione dell'integrazione sono state spesso domande mal poste. Cioè, ad esempio, usare una concettualizzazione come quella di Islam moderato, secondo me, è sbagliata. Non porta poi a un'evoluzione successiva del discorso. Si può parlare di tanti Islam, di pluralismo. Si può parlare, e vorrei dare anche una nota positiva, di declinazioni anche molto belle dell'Islam. Si può parlare dei Sufi, di Ibn Arabi, che in uno dei suoi libri parlava degli aiuti del Mahdi, cioè che erano degli stranieri informati, cioè era un'epoca in cui le categorie erano molto diverse. Solo giusto un accenno, perché non posso approfondire. Credo che le concettualizzazioni vadano affrontate, cioè che il liberalismo in Occidente contiene in sé delle contraddizioni sulle quali il terrorismo punta il dito e le fa scoppiare. Cioè il concetto di nuda vita, ad esempio, di biopolitica, è un concetto che ha rilevanza in un attentato terroristico. Nella sinagoga di Pittsburgh, c'è un articolo sul New York Times di qualche giorno fa, la visualizzazione di quei dettagli orrendi, per cui tu vedi un piccolo dettaglio che genera una sindrome da stress post-traumatico, come dei capelli rossi di una persona che conosci su un frammento di cranio, ti riporta immediatamente nel contesto del mondo degli esclusi, sui quali gli stessi integralisti fanno la retorica del vittimismo. Per primo Khomeini, che mandava poi i bambini in guerra a morire. E quindi da questo punto di vista, secondo me, è più importante cercare di andare a vedere anche gli aspetti giuridici. Il Patriot Act, subito dopo il 2001, nella primavera del 2001, seguito dalla Martial Law, la creazione
dello stato d'eccezione come principio del diritto per la gestione dell'emergenza terrorismo è quello che ha portato alla possibilità degli arresti preventivi. Capire questo tipo di cose, ma capirne anche i principi, andare a vedere i principi di sovranità. Il populismo nei paesi occidentali è uno specchio del fondamentalismo, ma è uno specchio diverso, perché non è un fenomeno globale, nel senso che non vuole creare una umma transnazionale, si appiglia alle rovine dello Stato-Nazione nel contesto del mondo globalizzato. È un po' anche forse avere delle degenerazioni all'insegna di un fascismo contrattivo, mentre il fascismo degli anni del fascismo vero e proprio, il nazismo, erano assolutamente espansivi. Ma la retorica che usa il populismo è molto simile alla retorica dei fondamentalisti. In questo senso sono un fenomeno che fanno parte di un processo comune della dimensione del mondo globalizzato. Quindi ISIS, io quando ho visto i video delle esecuzioni, cosa facevano? Probabilmente i carabinieri o la forza di polizia ha sospettato che potessi essere io un terrorista, perché sono andato su uno dei siti pericolosi per vedere quel video, ed era in Iraq. Un gruppo di terroristi dell'ISIS ferma casualmente i passanti e chiedono loro di recitare il Corano. E poi, se non sanno recitarlo e sono musulmani, vengono uccisi e ti fanno vedere, con dovizia di particolari e spettacolarità mediatica accurata, come se fosse un film di Hollywood, e i ritornelli, i glorificanti, eccetera, successivi. Io lì ho avuto una sensazione estremamente irrazionale, una sorta di intuizione, che questo fenomeno, che era sì ai tempi di al-Zarqawi, ma avrebbe preceduto l'ISIS, era un periodo in cui l'ISIS non c'era ancora, era destinato a crescere. Sono quelle cose che hai nell'animo, che ti provengono dall'inconscio collettivo, di una dimensione che percepisci. E quell'intuizione era giusta. E questo, secondo me, è il problema. Ansanguini dice una cosa vera, cioè l'ideologia che c'è dietro è viva ancora. Bisogna dare risposte ideologiche, ma le deve dare il mondo liberale. Non può chiudersi e far finta di niente, o dire li cacciamo via, o facciamo la linea Maginot e basta. Va bene, può anche farlo, però ci vuole di più. Questo è il mio punto di vista. Ecco, ringrazio anche il dottor Lanfranchi e ci avviamo alla conclusione, anche perché vorrei lasciare uno spazio al pubblico, all'interazione col pubblico. Vorrei concludere però con un'ultima domanda al colonnello Rosi, che è un po' la domanda delle domande. Abbiamo detto che fino a questo momento, appunto, fortunatamente l'Italia non è stata toccata per tutta una serie di ragioni, e vorrei capire in coda appunto quanto è alto il rischio per l'Italia, insomma, del terrorismo, se ci sono dei segnali in questo senso e se si può dire qualcosa sul punto. Un milione di dollari. Prima di rispondere una cosa, controlliamo tutti quelli che fanno gli accessi e poi controlliamo chi sono. Ma magari lo è. No, i professori li trattiamo bene di solito. Mamma mia, che rischio che ho corso. No, per così poco. Cosa si deve dire in queste casi? Un'altra cosa, al-Zarqawi è il primo uomo dell'ISIS. È al-Zarqawi che fa nascere l'ISIS, tant'è vero che non si capisce ancora chi l'ha ammazzato. L'hanno ammazzato gli americani, ma chi ha dato e suggerito agli americani la posizione di al-Zarqawi per buttare la bomba? Qualcuno dice sia stato al-Zawahiri, tanto per raccontare un po' di storie irachene di quel periodo. Anche un piccolissimo dettaglio: Osama Bin Laden era allievo del fratello di Said Qutb, che insegnava diritto islamico in Arabia Saudita, guarda caso. Per quanto riguarda invece la domanda, siamo sotto attacco, faccio un passo indietro. Quando si parla di idea terroristica o idea del cosa è il terrorismo dopo che è caduto Raqqa, dopo che è caduto Mosul, dopo che forse Al-Qaeda si è sistemata nei lembi del sud del Sahara,
il famoso ACMI gira ancora da quelle parti nel triangolo che è a sud tra l'Algeria, la Libia e un pezzo di Niger, dove ci abbiamo un po' di gente ancora sequestrata. Il discorso è abbastanza semplice sotto questo profilo. Il terrorismo non finirà mai, signori, cioè non esiste un terrorismo che finisce. Noi abbiamo in carcere italiani dei terroristi che sono nati qua dietro, delle Brigate Rosse, che ancora sono in pausa, in ritirata strategica, loro la chiamano, che non ha tempi. Cappello, una signora che sta nel carcere di Trani, se non sbaglio, in questo momento, lei è ancora pronta, se la fate uscire domani mattina, a forse non viene a Trento perché non c'è più nessuno, però a riorganizzare tutte le Brigate Rosse o l'idea che aveva le Brigate Rosse. Il mondo in questo momento esistono, il problema qual è? Hanno degli strumenti, adesso ci sono degli strumenti che prima non c'erano, si parlava di internet, internet è a veicolare tutto e il contrario di tutto, basta andarselo a cercare. Noi abbiamo e parlavamo delle banlieue, parlavamo di Londra, e noi abbiamo questi personaggi che sono la seconda e la terza generazione, perché solo, signori, la seconda e la terza generazione, non voglio fare il sociologo, ma qualcosa ho dovuto studiare pure io, che si accorge che le cose non sono andate bene per lui, per la sua famiglia, per il suo mondo. Il primo, il cittadino italiano che partiva e andava a lavorare in America, andava per farsi i soldi. Andava per stare meglio perché stava peggio a casa, non gli importava niente. Il figlio incomincia a vedere che le cose sono cambiate, gli italiani sono considerati mafia e basta, gli italiani sono mangiatori di spaghetti e basta, e nascono le problematiche negli Stati Uniti d'America. Da queste parti un po' la stessa cosa, la fortuna, lo Stato italiano, in questo momento il mondo italiano, è che non abbiamo, diciamo così, non sono ancora adulte, le seconde e le terze generazioni. Noi siamo un paese, signori, che abbiamo fatto gli immigrati fino agli anni 60, quindi ci capiamo con questa gente, sotto un certo profilo. Un'altra fortuna nostra è che l'Italia è la nazione dei 100 comuni, non esiste una banlieue romana, perché Roma è troppo piccola per fare la banlieue. Parigi ce l'ha, Londra ce l'ha, in Italia sono tutti sparsi nei 1000 comuni che ci sono in Italia. Noi non siamo soggetti in questo momento ad attacchi né più né meno che gli altri paesi in Europa, soltanto abbiamo una forza diversa. Noi siamo riusciti a gestire le prime ondate, siamo riusciti a tenere fuori alcuni personaggi e alcuni li abbiamo mandati via. Qualcuno li abbiamo messi anche in carcere, sono in carcere, sono controllati. Noi, ad esempio, per fare un esempio italiano, tanto sono dati che escono sui giornali, noi abbiamo i foreign fighter italiani, sono pochissimi rispetto a quelli che sono i francesi e gli inglesi. Noi parliamo di un centinaio, 120 persone, vi dico perché le ho fatte io, queste abbiamo fatto io, la polizia, la finanza, ma soprattutto noi la polizia, e questi studi, il 90% di questi sono gente che è passata per l'Italia, ma è per partire e andare in Siria è partita da altri luoghi. Di returniste ne abbiamo uno, è tornato ed è in carcere. Vabbè, mica... lo doveva fare, è tornato. Quindi la situazione è abbastanza complessa. Quello che voglio arrivare a dire, visto che siamo in finale, la partita non è finita, la partita cambia ogni qualche anno, cambia, ci sono movimenti diversi. Ricordatevi che dopo l'11 settembre la data che dovete ricordare se volete studiare il terrorismo è quella di Londra del 7 luglio del 2005, quando nascono gli homegrown terrorists, quando scopriamo di avere i terroristi che c'eravamo nati e cresciuti in casa. Poi adesso avremo i foreign fighters, o cosiddetti returnees. Adesso siamo pronti per i prossimi, ci stiamo attrezzando. Anch'io non sapevo niente della battaglia di Lepanto, però.
Oh, io dico la mia, confesso. Non serve. Basta no. Chiamiamo lui, stiamo a posto. No, no, ma adesso c'è un'altra fase. Prima abbiamo appunto interrogato il pubblico, adesso è il momento di far sì che sia il pubblico a interrogare i nostri relatori. E vorrei chiedere appunto se ci sono delle domande per qualcuno degli intervenuti. Non so se c'è un microfono che può girare. Sì, visto, visto. Sì. Vuole rifarsi. Sì, esatto. Infatti volevo fare una domanda a Razzante e a Liguori. Volevo chiedervi, perché penso che Liguori sia quello che può darmi una risposta più mirata, mentre ciò può collegarsi col discorso che aveva fatto prima il professore. E volevo chiedere, come è stato visto dal mondo del giornalismo il titolo di Libero dopo l'attentato di Parigi e se mi può lasciare la sua opinione magari personale. Grazie. Sì. A me faceva schifo. E anche, scusi, e anche del professor Razzante. Il giornale dalla rassegna stampa. Quello è un titolo che mi faceva schifo. Però io sono tra quelli che consideravo anche sbagliato. Io non solo mi faceva schifo quel titolo, ma scusate, è un brutto modo di esprimersi, comunque mi faceva proprio schifo. E la verità è che io non sono d'accordo nemmeno con i titoli e col tipo di... così come questo non giustifica nulla, però non sono d'accordo nemmeno con i titoli di Charlie Hebdo. Non sono d'accordo, io non sono d'accordo a sfregiare, schernire... infangare la religione altrui. Non sono d'accordo a infangare l'immagine di Maometto, sarei molto... loro poi per controbilanciare l'hanno fatto pure col Papa, ma insomma io non sono d'accordo. Una cosa è avere un problema con l'Islam, è una cosa... beh, poi qui c'è Lanfranchi e forse ve lo spiega meglio di me. Cioè schernire una religione come quella islamica è sbagliato, è rischioso, è pericoloso, è brutto, innesca, dà adito a chi vuole reclutare, a chi dice questi ci disprezzano nei fondamenti della nostra religione. La religione degli altri va rispettata, ragazzi, va rispettata la religione di tutti, e poi lo dice pure la Costituzione nostra, ma lo dice la Costituzione nostra non per gli italiani, lo dice la Costituzione nostra anche per gli altri, e quindi va rispettata. Mi fa orrore quando vedo che non rispettano loro la religione ebraica, e mi fa orrore se Charlie Hebdo scherza in maniera troppo pesante, come si dice una volta, si diceva scherza coi fanti ma lascia stare i santi. Ecco, questo non è che deve essere per forza così, l'ironia non ha confine, però quella di Charlie Hebdo è chiaro che agli occhi di un islamico in Francia suona pesante, e quindi poi loro l'attentato non lo fanno per la copertina, loro lo fanno perché vogliono dare una lezione alla Francia, infatti hanno fatto pure il Bataclan, però quello, già che ci sono, scelgono Charlie Hebdo. Non dirò mai che causa effetto, la siete cercata, però cioè, perché devi fare questa... È come insultare delle persone per il proprio credo, insomma, penso che voi siete d'accordo con me, non vi mettete qui a schernire quelli di altre religioni, no? Se qualcuno di voi pensa di farlo, io gli dico smettetela, insomma, se lo sento o lo vedo, magari gli do pure una manata. Ecco, visto che la domanda era rivolta a due, vorrei sentire anche il professor Razzante sul punto. Ma io sono molto in linea con quello che ha detto il direttore Liguori, e aggiungo che io sono sempre molto scettico nei confronti dei giornalisti che non vedono l'ora di indossare l'elmetto, di lasciar prevalere le proprie pulsioni, di voler scendere in campo, essere attori in campo. No, i giornalisti devono essere asettici, neutrali, distaccati, devono essere mediatori tra i fatti e l'opinione pubblica. So che è un concetto che si è molto perso nel nostro paese più che altrove negli ultimi 20 o 30 anni, ma io sono un teorico e un sostenitore accanito della asetticità. Io credo che l'obiettività assoluta non possa esistere, perché ognuno di noi chiaramente filtra attraverso la sua sensibilità gli stimoli che gli arrivano dall'esterno.
ma credo anche che l'onestà intellettuale del giornalista debba essere riscoperta, perché siamo di fronte a una fase storica in cui la crisi dell'editoria, secondo me, dipende anche dal fatto che molti giornali sono fatti male, che molti titoli sono sicuramente fuori luogo, che la gente non trova più nei giornali e anche un po' nei telegiornali, direi, quella impostazione onesta, leale nei confronti del lettore, ma percepisce subito che c'è qualcosa di ulteriore, c'è una finalità ulteriore dell'informazione che non ha nulla a che fare con lo statuto, con l'essenza dell'informazione. L'informazione è un bene pubblico di tutti, deve essere neutrale. Deve essere neutrale, non ci può essere un'informazione credibile senza neutralità, e quindi anche in questa materia se i fanatici non sono solo i terroristi ma diventano anche i giornalisti con questi titoli, io direi che il giornalismo in quel caso viene meno a quelli che sono i suoi doveri. Grazie. Visto che anche il dottor Lanfranchi voleva intervenire. Volevo aggiungere una cosa, cioè al di là del ferire il sentimento religioso, che di per sé è una cosa importante, il messaggio di una vignetta come quella di Charlie Hebdo va a toccare il problema del deficit di interpretazione e il letteralismo, il concretismo di larga parte del mondo islamico, ma lo fa in una maniera estremamente violenta. Io vorrei sapere quanti numeri di quel giornale hanno venduto, perché alla fine è quello il punto, no? È il sensazionalismo, la missione di molto giornalismo è quella, non è quella di informare. E quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè, allora bisogna andare a creare degli strumenti critici che determinino un giornalismo differente, verosimilmente, non so, andare a parlare con i potenziali candidati a ISIS, gli integralisti, gli stessi immigrati, portandoli a linguaggio critico, ad interpretazione, forzandoli al confronto. Non so quali siano gli strumenti sociali per farlo, una delle possibili domande di Omar, e questo veramente non ho suggerimenti. Qualche esperienza ospedaliera ce l'avrei da raccontare, però non voglio allungare troppo. Io ho avuto molte situazioni in cui, e questo, arrivavano pazienti anche gravi e litigavano pur gravi con i propri medici per un problema di comunicazione. Arrivavo e facevano tutti la pace. E vuol dire molto. Se volete entro nei dettagli, ma non voglio rubare tempo. No, c'era però l'ambasciatore Sanguini che voleva dire qualcosa. Sì, no, volevo dire una cosa che mi sembra importante, cioè quando parliamo di queste cose, quello che difficilmente si dice, o raramente si dice, è che noi abbiamo bisogno di una forte alleanza con il mondo islamico per combattere il terrorismo islamista. Perché pensiamo, adesso non so cosa mi dirà il nostro compagno di banco, che se ne occupa professionalmente, però io trovo che in Italia, ma soprattutto in Francia e in Inghilterra, questo concetto di lavorare con il mondo islamico per combattere l'estremismo islamico è assolutamente fondamentale. E ricordo che nella non amata Arabia Saudita, io non l'ho mai amata, è stata per me l'esperienza più travolgente della mia vita, però ho imparato una marea di cose, devo dire. Dopo il 2001 io ho sentito, c'era il ministro degli esteri che era un principe di grande levatura, il quale mi diceva: noi non abbiamo nessuna amicizia con gli Stati Uniti, abbiamo un matrimonio di interessi, quindi non c'è né alleanza né amicizia, solo interessi. Dopodiché era voce del popolo saudita, e questo credo che valga in tutto il mondo arabo islamico, non c'è nessuna simpatia per l'Occidente. Guardate che in Tunisia il fenomeno dei foreign fighters nasce, secondo me, proprio perché mentre la fascia costiera guardava a nord, la fascia interna della Tunisia guardava alle proprie radici e si vedeva tradita. E quindi il tentativo tunisino
incensato da mezzo mondo, l'unico paese delle primavere arabe che è uscito con la democrazia, eccetera. Era uno schiaffo in faccia al mondo islamista terrificante, doveva essere punito. Ecco perché tanti, infatti sono più i tunisini che i sauditi ad andare in Siria e in Iraq. Quindi io credo che l'alleanza con l'Islam, non quello moderato, ha assolutamente ragione, con l'Islam nelle sue sfaccettature, salvo quello estremista. C'è anche un Islam laicizzante, non ce lo dimentichiamo. È un'alleanza che noi non stiamo neanche adesso perseguendo, e questo credo che sia un errore. C'è ancora lo spazio per un paio di domande, poi purtroppo alcuni dei relatori dovranno abbandonare Trento, quindi non so. Stramazzati, sì. Sono un po' stanchi. Sì, c'è buona acustica qua, si potrebbe parlare sempre senza microfono. E volevo chiedere per il colonnello quale secondo lei sia la differenza tra la percezione e il numero reale stimato di radicalizzati in Italia, invece per i giornalisti presenti, e quanto questa percezione distorta possa influire sull'opinione pubblica. Allora, non c'è un numero di radicalizzati, c'è un numero di persone attenzionate in indagini che possono essere giudiziarie o quelle di cui parlavamo prima, preventive. Poi c'è tutto un mondo, e quindi quello possiamo parlare di persone attenzionate perché hanno un loro peso, hanno una loro già, diciamo così, hanno già un vestito, se vogliamo dargli. C'è tutto un mondo però che noi dobbiamo continuamente andare a guardare tutti i giorni, è quello su internet, quello dove può aumentare da un momento all'altro, soprattutto se succede qualcosa. Facciamo una battuta, dopo il Bataclan, al di là degli articoli sul giornale, ci può essere un momento in cui tutte queste informazioni che arrivano, questa forza che arriva ad urto, perché è una forza ad urto il terrorismo, il latto arriva in Italia con una forza, allora bisogna capire quanti di questi che ci abbiamo sotto e quelli soprattutto che non abbiamo sotto, come li possiamo attenzionare e vedere di fare. Non si può fare un numero, ti posso fare un numero per quanto riguarda i foreign fighters, perché li abbiamo trovati, abbiamo un numero per quanto sono quelli che sono ritornati, possiamo dare un numero di persone che in qualche modo hanno avuto un comportamento particolare in determinati momenti, ma un numero di radicalizzati non c'è, anche perché il livello della radicalizzazione parte da 0 a 100 e non è detto che quello che è a zero non è capace il giorno dopo di fare l'attentato, non è che devi arrivare a 100 per fare l'attentato, il problema grosso è proprio questo, sono tutti persone che da sole si auto, diciamo così, preparano e arrivano a un punto. Mohamed Game l'ha fatto per un problema alla fine economico, perché non aveva una casa adatta, perché non aveva la moglie, non gli dava la possibilità di lavorare, perché la crisi gli aveva bloccato tutto, lui si mette la sera a guardare internet. Frequenta per 8 volte un sito importante che noi avevamo attenzionato e si fa saltare in aria, almeno ci prova. Ci abbiamo gente che è andata 70-80 volte, ancora gira e non fa niente. Per questo devi stare attento e controllare tutto. Ecco, farei rispondere un attimo il professor Razzante che poi deve andare. Purtroppo vi devo lasciare perché ho un treno fra un quarto d'ora, quindi sono. Sicuramente incide molto. Scusi, a Milano. Vieni con me, ho la macchina. Vabbè, adesso. In diretta, un passaggio in diretta. Stai sereno, come direbbe. Allora. Allora, è per quello che dubita. È per questo. Allora, la radicalizzazione incide sicuramente, le mistificazioni incidono sicuramente, si potrebbe aprire tutto il fronte delle fake news e di quanto queste fake news incidano poi sulla formazione delle opinioni e sulla formazione anche delle interpretazioni su quei fatti. Da questo punto di vista è chiaro che bisogna fare appello alla capacità di discernimento degli utenti e quindi dei destinatari dell'informazione e poi lavorare su quelle azioni di sensibilizzazione anche culturale che nella categoria dei giornalisti sono un po', diciamo, carenti al momento. Quindi il rischio che queste manipolazioni funzionino molto bene, incidano sui processi di formazione delle opinioni, il rischio è certamente elevato.
Ecco, ringrazio appunto il professor Razzante che diciamo liberiamo, lo svincoliamo. No, è libero, è libero. Volevo risponderti quanto l'opinione pubblica può essere influenzata. Ora però ti rispondo con una cosa che genera inquietudine, perché l'opinione pubblica non dà... Volevo rispondergli su quanto l'opinione pubblica può essere influenzata da questi dati sul terrorismo. Ora vorrei rispondervi una mia risposta che vi può generare anche inquietudine. L'opinione pubblica in Italia sottovaluta, non gli importa niente il terrorismo, pensa che non ci sia il terrorismo, sta cominciando a autovaccinarsi anche nei confronti della malavita organizzata, la vede come una cosa di un altro pianeta. Non si interessa del terrorismo, si interessa pochissimo della malavita organizzata, o perché in qualche caso ci campa, o perché in altri casi dice sì, vabbè, ma è un problema di altri, è un problema di altri, non si accorge che è un problema che abbiamo. Allora, l'opinione pubblica è sufficientemente disinformata sul terrorismo. E a parte adesso le cose che dice il colonnello, che sono precise, le ha dette precise, gli stati disinformano sul terrorismo anche quando c'è un po' di terrorismo. Voi avete avuto stasera il massimo di informazioni che secondo me altri stati neppure danno o neppure davano. Cioè il Belgio, per fargli ammettere che c'erano due quartieri in cui l'integrazione locale significava campo libero per quei 4, 5, 6, non 400, che a loro non interessavano, avevano creato un rapporto di pace, di pacificazione con questi, perché andavano a fare gli attentati in Francia, li avete trovati in Francia, quelli del Belgio. Poi abbiamo scoperto che abitavano lì, in quei quartieri, poi hanno fatto l'attentato anche in Belgio, perché siccome li hanno toccati si è rotta la tregua. Ma c'era una tregua, basta che non fate niente da noi, a noi che ci importa? La chiamano integrazione. Molti paesi europei pensano che il livello giusto di integrazione sia permettere agli immigrati di ricostruire il loro mondo nelle nostre città. Allora, questa è una pazzia. È una pazzia perché si riproducono gerarchie sociali, si riproducono cose. Noi non l'abbiamo fatto, noi non ce l'abbiamo questo. Ciao Ru. Vabbè, ringrazio nuovamente il professor Razzante, Verona, quindi io non lo posso portare, noi passiamo sul lago e beh, siamo amici, non è che ho detto nessuno. Allora, detto questo, io sono preoccupato per dare un'informazione concreta su questo, no? Cioè noi adesso pensiamo all'Italia. Lui ha detto, il colonnello, una cosa importante: la data del 2005 a Londra, è vero, quella è una data che a noi ci ha impressionato perché non erano sotto controllo, erano inglesi, ragazzi inglesi, loro non pensavano neanche di averli i terroristi, ragazzi inglesi, metropoli. E poi dopo è risuccesso a Manchester, sapete, che erano non solo, quelli non erano inglesi, ma i loro genitori erano libici, ma li avevano portati le forze speciali inglesi, perché erano quelli che tenevano sotto protezione, perché gli avevano dato una mano a abbattere Gheddafi, quella famigliola, diciamo, con i figli che gli hanno bombardato il teatro, eccetera, eccetera, poi si è scoperto, tutti coinvolti, erano locali, no? Allora, c'è in questo momento una forte disinformazione, quindi l'opinione pubblica per il momento non è colpita, non è toccata, però io questa scorza di disinteresse dell'opinione pubblica la temo molto, pure per la malavita organizzata, la temo, perché alla fine l'opinione pubblica reagisce soltanto a una cosa che mi fa orrore, cioè... Non hanno paura della... Allora dice, è coraggiosa. Non hanno paura della malavita organizzata. Allora dice, mazza, coraggiosissimi. E poi reagiscono come tarantolati, l'opinione pubblica, per una persona di colore, per una persona che ha un colore diverso della pelle, per un immigrato che sostanzialmente è un poveraccio. E questo invece vedo delle scene che si moltiplicano, che io, quello mi chiedeva del titolo, mi fa orrore pure questo. Se volete, insomma, sapere la mia opinione. Franchi? Molto brevemente, volevo dire che la percezione, c'è uno studio psicologico che credo che Luigi Zoia citi proprio nel libro che avete scritto, in cui la percezione è inversamente proporzionale con la quantità delle persone di religione musulmana presenti nel paese. Cioè, quando tu hai contatto con la normalità della vita quotidiana, la maggior parte dei musulmani, e vedi che sono persone normali,
la tua percezione migliora. Questo anche per sottolineare il fatto che comunque parliamo di una quantità di persone che percentualmente sono una minoranza assoluta. E questo secondo me è importante ricordarlo, quindi la sproporzione è anche qui. E dall'altro punto di vista, però, le moschee, l'idea del multiculturalismo in cui li lasci fare e brigare quello che vogliono, io penso di essere d'accordo. Cioè, in Germania c'è stata una casa multiculturale che è stata sede di progettazione di un attentato che andava dalle regioni tribali del Pakistan per tornare in Germania con delle bombe ad alto potenziale, se non erro. La moschea di Jenner a Milano è una moschea di terroristi, di passaggio, è vero, ma io mi ricordo di essere andato lì e c'è una dimensione per cui non colpivano l'Italia ma andavano in Bosnia a fare i martiri. È una galassia estremamente complessa, eh? Anche dall'altra. Sì, sì. Io ricordo di essere andato con un amico sufi un venerdì e in quell'occasione, ma scappai a gambe levate, c'era quel tizio che poi è morto in Bosnia al pulpito a fare la predica, cioè era un reclutatore di terroristi. E quindi i margini di tolleranza, ma senza retorica, con una certa razionalità, ed è qua il difficile, secondo me. Vedete le similitudini con i nostri dirimpettai? C'era quello e poi è morto lì ed erano studenti come voi. Pensiamoci. Qua, di fronte. Non diventate terroristi. No, non diventate terroristi, però la similitudine è per non criminalizzare nessuno. Sono gente che conosciamo, però sono gente che non conosciamo e quello che succede nella loro testa è scritto nel libro, leggiamolo, vediamo. Questo è. Leggetevi il libro, ragazzi, noi siamo qua per questo. Non è vero. Per questo. No, non credo. Non credo che... di Erode. No, però un po' io ho capito la domanda, sì. Un po' ti potrei rispondere. È possibile che il terrorismo... No, Marco Boato è lì nelle foto, vallo a vedere, è mio amico. Non c'entra niente, Mara Cavo e Franceschini, dei bravi ragazzi come sono loro. Lo so. E tra l'altro Puccio non ha mai interrotto i legami con Mauro Rostani, sono sempre stati. No, si sono scritti perché... L'idea che questo c'entri con le brigate... No, ma io li conosco... dell'anno te lo diciamo. No, però guarda, ti posso dire, ti devo dire una cosa, io li conosco personalmente. Molto personalmente, Mauro Rostagno era un mio personale amico. Ho fatto una strada anch'io come te. Esatto. Allora ti dico sinceramente che su questa cosa poi ne discutiamo perché magari siamo. È anche simpatico. Sulla domanda che hai fatto, il libretto ti assolve da qualsiasi critica. Oh, parliamoci chiaro. Con il libretto quello vale più di Mao e più di Gheddafi. Ok. Però ti dico alla tua domanda che io non credo alla fine degli stati e comunque non credo che la fine degli stati sarebbe pacifica e non cruenta. Però se gli stati stabilissero di smetterla di giocare con i terroristi, questo te lo dico perché lo sappiamo sia io che te con i capelli bianchi, se gli stati smettessero di giocare con il terrorismo, di giocare con i terroristi, certamente sarebbe un buon passo avanti, perché tutto quello che ci è venuto dal Medio Oriente, dal Nord Africa e dal terrorismo è anche un fanatismo di carattere religioso su cui si innesta nella mente del terrorista, ma anche un gioco di stati e di potenze, ed è così da 50 anni, da quando non c'è una guerra diretta che costa molti morti e che costerebbe molti lutti agli stati, gli stati usano quelli che si fanatizzano e li usano per farsi delle guerre indirette. Io la penso così, poi ve l'ho detto. Posso dire una cosa anch'io? Ricordiamoci sempre che il terrorismo,
qualsiasi esso sia, di qualsiasi colore, di qualsiasi attività, è un sistema per riproporre un altro tipo di potere, eh? Non, attenzione, non è che c'è un terrorismo che poi ci diventi tutti belli, bravi e simpatici. No, no, parlo di stati. Il terrorismo funziona perché lo Stato deve essere buttato giù e ci si deve mettere qualcos'altro che io penso sia migliore. L'unico potrebbe essere in senso assoluto, ma andiamo nella teoria, è l'anarchia, però anche lì non dà uno Stato, ma ognuno dovrebbe essere capace ad autogestirsi. Però anche lì facciamo discorsi un po' troppo complicati. Sì, c'è tempo davvero per un'ultima domanda, ma chiedo di essere telegrafici. Noi o loro? Tutte e due. Tutte e due le parti. Noi siamo a posto, non c'è la domanda. Non c'è? No, c'è. Sì. Ma in pillola. Per il colonnello, tornando alla questione delle indagini proattive nei termini di monitoraggio della rete e controllo dei siti, per cui abbiamo detto che con i professori siamo particolarmente clementi, mi chiedo... Cioè lei è una professoressa? No. No. Allora stia preoccupata. Ok, perfetto. Mi chiedo... Neanch'io. Ci sono dei sistemi che voi utilizzate di monitoraggio, di controllo nella darknet invece? Quindi Tor... utilizzo di strumenti, certo, che sono tipici della criminalità organizzata, giusto, no, per tornare sono, alla questione. Allora, non è questione, sono il web, poi il dark web, web profondo, ognuno lo chiama come vuole, è un sistema dove c'è una parte che è ben visibile, quella che Google ci dà mettendoci una domandina, e poi c'è tutto un mondo che viene usato da chi è un po' più bravo, conosce degli strumenti e tutto, per andare a cercare e non farsi trovare. Noi giochiamo là. Mancherebbe. Perché se scrivi Islam ci mancherebbe, è quello. Ci mancherebbe, questo è il mio mestiere. Ci mancherebbe, se la usano questi qua per farci il denaro vendendo i nostri dati personali che noi gli regaliamo, forse voi questo non è terrorismo, però peggio, noi gli regaliamo tutti i nostri dati personali e loro i 5 top 5, e mi dispiace che non c'è Razzante che è un esperto di queste cose, e ci vendono e ci stravendono sul mercato, e ci mancherebbe che, no, comunque giochiamo là dentro e là dentro si va a capire chi entra e dove si arriva e che cosa si va a tirare fuori. Cioè il discorso è semplice, la chat tra terroristi o persone radicalizzate non è nella parte più alta dell'internet, è una parte bassa dove alcune volte, se lei ci vuole entrare, deve essere presentata da un altro che dica che lei ha la qualifica per, o quantomeno non è, io non dico che sia estremista, ma sicuramente non è della nostra razza o delle persone che fanno e attaccano quel posto. Io vado a giocare su quel posto lì e lo studio è tutto là dentro. Io, sì, proprio un intervento minimo. È pericoloso, la no. Ah. No, prego. Forse un po' tecnica, che poco importa, però la domanda è questa. Posto che effettivamente tutta l'attività di indagine e di contrasto a questi fenomeni complessi viene fatta nella darknet e che quindi incontra l'attività di polizia giudiziaria tipica con l'attività di intelligence invece, che noi sappiamo essere disciplinata in altro modo e quant'altro, secondo lei, posto che in fase di indagine è comunque necessario questo connubio, poi ci sono dei problemi di traduzione dell'informazione, del dato all'interno del processo? Perché finché parliamo di indagine, di misure cautelari e di principi di prova è un conto. Poi a me interessa come viene tradotta, in che termini viene tradotta, quando si tratta invece di garanzia del giusto processo, e quindi il campo di gioco è diverso. Sì, ma il campo di gioco, noi giochiamo a provare a tirare fuori dal famoso dark web questa cosa. Una volta che la tiriamo fuori, io ho scoperto che lei parla con qualche altra persona e sta cercando di portare fuori dall'Italia, dentro all'Italia o fare qualcosa in Italia, io mi devo rapportare con un magistrato. Un magistrato per la quale io devo fare un'informativa di reato. E l'informativa di reato mi dirà che hai o stai facendo un'attività tale che va contro, e per questo dal 2001 abbiamo inventato 7, siamo arrivati al 270 sexies, perché tra quello che radicalizza, tra quello che vende, tra quello che parla con quello all'estero, tra quello che viene radicalizzato, li abbiamo provati a trovare tutti. Qualcuno se lo perderemo, ci sarà da fare ancora. Io non ho un discorso che solo da me posso poi attaccare e
arrestare o fare, e anche qualora facessi un fermo deve essere nel 48 ore riportato davanti a un GIP o un GUP per essere poi fatto diventare ordinanza di custodia cautelare. Scusa, te la metto fuori da questo terreno? C'è una, in questo momento c'è un'inchiesta che leggete tutti i giorni sui giornali, è un'inchiesta che riguarda lo stadio di Roma, c'è un costruttore e dice ho pagato questo, ho pagato quello, il comune, Lanzalone, cosa, chi si interessa se la legge, giusto? Tutto nasce da questa applicazione che gli hanno messo nel telefono. Dopo però tutta l'inchiesta è fatta così, con questa applicazione che gli hanno messo nel telefono. Fidatevi, non faccio solo il terrorismo. Però poi l'hanno interrogato, hanno trovato, perché voi siete studenti di giurisprudenza, quindi vi troverete a fare, è possibile, qualcuno i magistrati, qualcuno gli avvocati, e secondo me dovete essere garantisti. Allora dovreste, poi non lo so, fate come vi pare, insomma, comunque sia, mondo libero, però l'hanno poi interrogato e gli hanno chiesto conto di alcune operazioni di denaro di cui hanno trovato le tracce, e lui adesso ha confessato, ha parlato, certamente andranno a giudizio sulla base delle cose che sono state trovate, non sulla base di quelle intercettazioni, ma vi assicuro che tutto è nato da quello strumento lì che ormai è di comune indagine investigativa, che viene messa nel telefono. È un'applicazione che voi non vedete, ma che vi intercetta e non c'è più bisogno. Non è un'intercettazione che ha un valore in sé, è un ascolto. Audizione. Non so come si chiama, io so pure il termine tecnico e non ve lo dico. Informate. Il problema è lo stadio della Roma. Esatto, però è quello. Ecco, voleva intervenire. Devi capire? No, lei apre un mondo qua. Mi ricordo che il captatore, quello di cui lei parla, non è il captatore, si chiama in un altro modo. Comunque, vabbè, c'è Troian di Stato, gli possiamo dare un sacco di etichette. Sì. Non è ancora regolamentato. No, è regolamentatissimo. No, è regolamentatissimo. No. Perché è regolamentatissimo da tanto tempo. No. In attesa di regolamentazione. No. È regolamentato, è previsto da intercettazioni richieste al PM che le dà il GIP. È questione che non è l'intercettazione telefonica chiara dove la telefonata. Sono, e non è quella neanche sulla linea attiva o passiva che lei può avere, sono la novità. Adesso si può entrare, ed è un discorso, il problema è fisico, dentro un computer / dentro un cellulare, computer si fa anche su quello, dove è chiaro che il magistrato mi autorizza e ogni X giorni devo anche dargli delle informazioni perché mi continui a dare l'autorizzazione. Bene. Qui no, mi scusi, devo far subentrare proprio la tagliola, però prometto che sarà l'oggetto. Ma sarà l'oggetto di un'ulteriore conferenza, lo garantisco. Proprio voleva intervenire il dottor Lanfranchi, quindi a lui il compito di trarre la sintesi di tutto. Una brevissima cosa, volevo dire che probabilmente c'è un vuoto normativo su tante cose, volevo invitarvi a leggere testi come per una critica della violenza di Walter Benjamin, come tutte le considerazioni di Carl Schmitt, Giorgio Agamben, elementi di filosofia del diritto sono alla base di tutte queste ultime nostre considerazioni. E per rispondere al signore là sopra, a mio avviso il terrorismo è connaturato alla globalizzazione stessa, perché esprime identità di resistenza rispetto ai poteri, anche sovrastatali, non soltanto statali. C'è un indebolimento del concetto Stato-Nazione, ma il problema del principio di sovranità è alla base di tutte queste cose, e la filosofia del diritto può dare una risposta. Scusate, sono stato... Che quello che ha detto lui è chiave. Pre-11 settembre, pre-attentato a Londra è un diritto. Dopo l'11 settembre, dopo l'attentato a Londra è un altro diritto internazionale e mondiale. E il passo e le regole lo hanno dettato gli Stati Uniti. Poi se seguite la cronaca, se leggete i giornali, oltre che altre cose, c'è tutto. A un certo punto gli Stati hanno cominciato a fare un nuovo diritto
il diritto della difesa, e c'è addirittura il Presidente degli Stati Uniti, non questo che a molti non piace, quello di prima che piaceva a tutti, quello di prima che piaceva a tutti, che ha detto: cari amici europei, cominciate a difendervi con i soldi vostri e con le intercettazioni vostre, perché noi ci siamo stufati di pagare per la vostra difesa. Questo lo diceva Obama, che faceva intercettare anche la signora Merkel. Sapete che se l'è presa, lo diceva il signor Obama, che ha inventato lui l'eliminazione personale e fisica con i droni. Esistono film su questo, documentatevi, guardate, i titoli li trovate facilmente. E allora, a me questa invece cosa sullo strumento di audizione mi sembra, lo dico al professore, ex preside, lo diremo al preside, un buon argomento per fare il prossimo dibattito alla facoltà di giurisprudenza, perché mi piacerebbe che da Trento uscissero. E con questo invito chiudiamo, io prima che ricominci la discussione chiudo la seduta.